Anche la terapia del dolore di condizionamento può richiedere e spesso richiede nei nostri centri il ricovero del paziente. Ci sono molte terapie e io direi che comunque al di là delle indicazioni, della stadiazione, degli algoritmi terapeutici che oggi come oggi vengono fortemente auspicati anche per utilizzare al meglio delle risorse, io metto comunque sempre come primo criterio valutare la condizione fisica del paziente, valutare anche le condizioni sociali e logistiche, perché per alcuni pazienti anziani la terapia orale è una terapia, diciamo, consigliabile al di là dell'efficacia, grazie al fatto che ci sono farmaci anche somministrabili per via orale che sono altrettanto efficaci come farmaci somministrabili per via endovenosa, che però consentono al paziente di effettuare realmente la terapia, di essere aderente alla prescrizione terapeutica. Quindi vanno considerate anche nelle scelte le condizioni socio-familiari, la presenza di un caregiver, la necessità di trasporto del paziente in ospedale e la frequenza con cui questi controlli o cicli terapeutici devono essere somministrati. E sarebbe bene che noi dedicassimo sempre più spazio, purtroppo mi rendo conto che lo spazio per la discussione e per la conversazione dei pazienti è sempre meno, è inutile piangersi addosso, siamo pochi, i pazienti sono tanti, gli ambulatori sono pieni, però sarebbe sempre, a mio avviso, auspicabile discutere tutte le opzioni col paziente, sedersi accanto al paziente al di là della comunicazione diagnostica, al di là delle prospettive terapeutiche, perché il paziente chiede fondamentalmente tre cose. Cosa ho? A cosa vado incontro? E poi mi dia una speranza, dottoressa. Allora, dire tutte queste tre cose è difficile in un colloquio, ma bisogna sforzarsi, bisogna secondo me discutere le opzioni con il paziente, soprattutto cercare di contribuire a creare una consapevolezza. Come vedete, io vi sto dicendo cose che fanno parte della mia esperienza e guardo i vostri occhi, perché forse qualcuna di queste voi le avete quasi sicuramente pensate, e ognuno di noi poi ha trovato nel paziente o nel dottore la persona che completa il messaggio nella maniera giusta per la persona giusta. Vi abbiamo prima fatto vedere sia il dottor Cascavilla che le prospettive di sopravvivenza e di risposta sono migliorate, e la seconda parte della mia presentazione sarà invece sugli effetti avversi delle terapie, perché le terapie sono efficaci ma producono anche degli effetti avversi, e questi eventi avversi sono sia nei farmaci cosiddetti tradizionali, anche il vecchio Alkeran è capostipite della terapia del mieloma, comportava e comporta effetti collaterali, soprattutto la mielosoppressione, la nausea, ma poi la ciclofosfamide come sopra e la terapia steroidea che spesso slatentizza una sindrome, un diabete latente. Corticosteroidi di cui facciamo ampio uso nelle combinazioni terapeutiche. E poi ancora i nuovi farmaci, gli inibitori del proteasoma, bortezomib, carfilzomib, il nuovo arrivato, ixazomib, sono termini che ormai sono entrati nella conoscenza comune di tutti i pazienti, sia perché magari il vicino di sedia in ambulatorio li ha nominati, o perché magari sono andati a vedere su internet che novità ci sono, oggi sono delle realtà
che sono attualmente utilizzate, direi, rutinariamente nei nostri ambulatori e che però hanno degli effetti collaterali, la polineuropatia, la tossicità cardiaca, oltre naturalmente la mielosoppressione e gli effetti tromboembolici. Poi il gruppo degli agenti immunomodulanti, la parola è molto bella, è molto rassicurante, immunomodulante. Immunomodulante, però i farmaci hanno anche le loro tossicità, la lenalidomide, la talidomide, la pomalidomide, c'è sempre un po' di inceppo della lingua a dire queste tre parole. E soprattutto importante anche la gestione delle fasi iniziali in cui sono più frequenti gli eventi trombotici. Ed infine, diciamo, gli ultimi arrivati nella pratica clinica, gli anticorpi monoclonali daratumumab ed elotuzumab, che danno soprattutto reazioni di tipo infusionale durante la loro somministrazione. 3-4 slide legate a, ma se questi sono tutti gli effetti collaterali, come ci attrezziamo per questi effetti collaterali, come li gestiamo? Li gestiamo, naturalmente è molto importante il lavoro e l'attenzione del medico, ma è anche importante una educazione del paziente, educazione che va rinnovata, perché certo il paziente poi durante il percorso della malattia si scoraggia anche un po', naturalmente. Però è un valore importante, basta pensare a quanto sia importante mandare il messaggio di ridurre o di sospendere il fumo, che interferisce con gli effetti anche terapeutici di alcuni farmaci. Stressare l'importanza dell'aderenza ai programmi terapeutici quando questi sono basati su terapie orali, usare promemori, calendari, applicazioni e contemporaneamente sul concomitante uso di farmaci, i farmaci antinfiammatori non steroidei, bere abbastanza acqua per tenere una giusta idratazione e anche come gestire la fatica. Non è infrequente la paziente, soprattutto di genere femminile, che decide in quel momento che deve lavare le tende e poi dice: dottoressa, sono stanca. Certi consigli possono sembrare, diciamo, fuori da quello che è l'apporto professionale del medico, ma io ritengo che abbiano un valore gestire il proprio corpo per evitare degli effetti negativi che vengono attribuiti al fatto di essere malati e che invece potrebbero essere ridotti con un adeguato stile di vita e naturalmente prevenire per quanto possibile gli eventi avversi, le infezioni e le più temibili, quelle a carico dell'albero respiratorio, e le trombosi venose profonde. Non parlerò di tutti gli eventi, di tutti i farmaci, di alcuni in particolare, sono un altro paio di slide. Il bortezomib, che voi avete probabilmente conosciuto già con la somministrazione endovena, poi è stata resa disponibile una somministrazione sottocute con equivalente efficacia ma con riduzione della neuropatia periferica. Anche qui effetti collaterali che vanno discussi e un po' vanno anche comunicati al paziente, ma non per spaventarli, perché l'alta incidenza di infezioni da herpes zoster motiva il paziente a fare una profilassi antivirale. Dottoressa, quanto tempo devo prendere queste pillole? Per quanto tempo? Bisogna far presente che c'è in queste terapie una reassessment immunologico che favorisce la riattivazione di questi virus, ci sono disturbi gastrointestinali, ci sono disturbi che possono essere, diciamo, contenuti quando il paziente e la paziente siano impegnati in attività che richiedono attenzione come la guida o l'uso di macchinari speciali, e anche va avvertito il paziente di possibili effetti collaterali.
della stessa classe, il carfilzomib, più o meno le stesse problematiche, con l'aggiunta della cosiddetta tumor lyse syndrome, cioè della lisi tumorale, e quindi un maggiore accorgimento da parte del medico e del paziente nel prevenire queste complicanze, e anche gli effetti a livello del cardiocircolatori, controllo dell'ipertensione. Ixazomib, giusto per dire che è un nuovo anticorpo monoclonale, forse è anche molto atteso dai pazienti perché è una somministrazione che si presenta per via orale, ma insegnate che non sempre le terapie orali sono belle e gradevoli, no? Quando poi la pillola va giù, gli effetti collaterali ci sono, anche se non c'è stata l'endovena, e quindi le conoscete anche voi queste problematiche. E mentre anticorpi monoclonali daratumumab e lotuzumab, come vi ho accennato prima, danno soprattutto problematiche legate alla fase dell'infusione, ma siamo diventati già tutti bravi a prevenirli, a controllarle, la premedicazione, la postmedicazione e gli split della dose. Ma dottoressa, prima mi faceva tutti insieme, ora due volte la stessa cosa. Sì, sono accorgimenti che tendono a ridurre tutte queste problematiche. Tre slide su cui non mi soffermerò, ma che ho ritenuto ugualmente importante in mettere nella mia presentazione, perché è sempre più diffuso l'uso di fare esami fuori dal contesto dell'ambulatorio, no? Voi per ansia, voi perché perdo meno tempo. Quindi è possibile che un paziente con mieloma in trattamento con daratumumab vada a controllare la sua elettroforesi. Prima con bortezomib veniva trionfante, diceva: dottoressa, la componente non c'è più, l'elettroforesi è normale. Ora invece cosa succede? Che siccome questi nuovi anticorpi monoclonali sono a loro volta degli anticorpi che migrano nella stessa zona in cui migrano le componenti monoclonali, si possono avere delle interferenze. Diciamo che ormai l'ematologo e il patologo clinico hanno imparato a comprendere, e ugualmente se vanno fuori i pazienti con mieloma, fanno un viaggio e hanno bisogno di fare una trasfusione, possono imbattersi nel collega che non sa, a cui non è stato detto adeguatamente, del centro trasfusionale, che dice: no, ma c'è un test di Coombs diretto positivo. Sono delle informazioni che, diciamo, riguardano soprattutto la fase in cui il paziente da solo, per motivi anche giustissimi, gestisce le proprie analisi, in cui però ha bisogno di una controparte istruita e informata. Ci sono nuovi promettenti agenti, sono tutti studi sperimentali per dare, secondo me, questo messaggio non di confusione, ma di vera speranza. Così come abbiamo visto negli anni aumentare tutto l'armamentario terapeutico, nei prossimi anni avremo ancora altri farmaci e quindi nuove possibilità e nuove prospettive per i pazienti con mieloma. Questa solo perché è una bella immagine, non, anche delle CAR-T tutti parlano, tutti vogliono, diciamo, ma come ha detto anche Felice Bombaci, una terapia, diciamo, complicata, che sarà gestibile da centri ad alta specializzazione e di cui ancora per il mieloma non c'è una certa e sicura indicazione. Quindi sì, dobbiamo mirare al futuro, dobbiamo essere informati, dobbiamo pensare alle prospettive future, ma affidarci sempre alla regia esperta degli ematologi in questo caso, o dei medici. Due parole per la malattia ossea: abbiamo fatto anche qui grandi progressi, perché spesso la malattia ossea ha un outcome che un po' devia da quella che è l'outcome della malattia intesa come miglioramento della funzione renale, riduzione o scomparsa dell'elettroforesi, però la vertebra si rompe. Quindi cifoplastica, vertebroplastica e uso di farmaci che riducono la mobilizzazione sono ormai, diciamo, ben gestiti nell'ambito delle ultime due diapositive.
Il mieloma è di per sé una malattia che comporta un immunodeficit e le terapie comportano una immunodepressione. Non lo dobbiamo mai dimenticare, né noi medici né voi pazienti. Occorre pertanto, diciamo, segnalare subito delle possibili infezioni, anche perché le infezioni comportano una diminuzione della qualità della vita, possono comportare ritardi o interruzioni del trattamento, quindi sono degli eventi in cui il paziente deve essere consapevolizzato a non cercare anche degli eventi fortemente rischiosi per infezioni. E quando gli si dice di evitare eventi perfrigeranti, evitare cibi che possono essere potenziali veicoli di infezione, ci si riferisce proprio alla preoccupazione che se si verifica l'infezione questo può comportare interruzione del trattamento con riduzione dell'efficacia. L'uso di immunoglobuline endovena in profilassi è controverso e attualmente abbastanza poco usato. Un problema che riguarda il mieloma, come riguarda la linfatica cronica, come riguarda i linfomi, e che si trascura un po', ma che spesso nel vissuto del paziente viene fuori: devo fare la vaccinazione antinfluenzale? Allora, in linea generale, in questi pazienti le vaccinazioni vanno fatte soprattutto quando si fanno vaccinazioni con vaccini inattivati. La scelta del timing, cioè del tempo in cui fare la vaccinazione, va sempre discussa e concordata con il medico. Ma non c'è una obiezione alla vaccinazione, anzi, in alcuni casi è assolutamente raccomandabile, soprattutto per quanto riguarda la vaccinazione antinfluenzale annuale e la vaccinazione antipneumococcica, che tra l'altro nel nostro paese è riconosciuta come obbligatoria. Quindi attenzione a questo rischio di infezione poi che si può verificare in soggetti che non hanno fatto la vaccinazione. Ed anche dopo il trapianto, 4-6 mesi dopo la vaccinazione antinfluenzale, questo non si applica quasi mai ai nostri pazienti perché per fortuna hanno quasi tutti fatti la vaccinazione antipolio o la difterite tetano, scusate c'è un errore, la vaccinazione pneumococcica, anti-hemophilus influenzae e anti-meningococcica. Quindi un calendario di vaccinazioni che spesso sfugge anche al medico, ma che su cui dobbiamo trovarci pronti, non fosse altro per rispondere alle giuste domande del paziente quando ci vengono poste questi quesiti. E con questo vi ringrazio e spero di non avervi appesantito con informazioni tecniche. Sì. Mi raccomando, avvicinate adesso è il momento nostro. Non è che sono lì per essere fucilati, ma dovrebbero essere fucilati dalle nostre domande. Tante domande ma da adesso posso stancarvi. Perché siamo qui apposta, no? Quindi mi raccomando, massima interazione. Che così almeno possiamo portare a casa qualcosa e toglierci dubbi che spesso quando siamo in ambulatorio diciamo oddio, cosa fatto? Ho ascoltato, sono appena uscito, gli volevo chiedere questo, non glielo ho chiesto, perché non vogliamo chiedere, ma qui possiamo farlo. Il microfono. Qui possiamo avere la seconda opinione, non si offende il vostro medico se chiedete agli altri
una domanda a cui, se ponete agli altri una domanda a cui voi non avete stato chiedere o che lui già abbia dato, lei abbia già dato una risposta e di voi non siete ancora consapevoli e convinti, fatela, non si offende nessuno di loro. Bene. Grazie Felice. Allora, intanto invito i giovani ad accomodarsi, dottor Mele, dottor Ria, dottoressa Curci, dottor Rossini, insomma, dottor Piombino, poi porteremo le altre sedie naturalmente. Pino, avvicinati più in qua, così scali lì. Allora, il dottor Tarantini e il dottor Pastore, che come molti di voi sanno sono responsabili di centri di ematologia della rete ematologica pugliese. Intanto ringrazio Nicola Cascavilla e Silvana Capalbo, perché veramente avvicinati più avanti. Carlo, avvicinati lì. Beh, ragazzi, questa è la diretta. Allora, grazie Nicola, grazie Silvana, perché ci avete dato anche a noi più anziani una chiara visione. Penso che i pazienti siano contenti, però adesso voi avete dato la possibilità di dare lo spunto per fare ulteriori domande, ulteriori quesiti. Allora, nel frattempo che ci si prepara e voi preparate le domande, io gradivo leggere la testimonianza di una paziente che è viva e continua la sua terapia, e che oggi, per motivi di impegni suoi nella cura nell'ambulatorio, non può essere qui, però mi piaceva un po' per stimolare tutti. La paziente scrive: dal momento della diagnosi, dal mieloma non si guarisce, occorre cronicizzarlo. Questo lo diceva alcuni anni fa, le prime parole ascoltate dal mio ematologo di fiducia. Ma si rivolgeva a me? A me stava dicendo che ho una malattia inguaribile? A me che, guardandomi attorno lì nel reparto, mi domandavo: ma io che faccio qui? Io sto bene, a parte questo terribile dolore che non passa da mesi, che ci faccio qui? Eppure ho quasi preso casa lì, in quel centro, in quel posto in cui non pensavo mai di dover tornare. Altro che, ci sono tornata, e come, a fronteggiare questa malattia dalla quale è difficile uscirne. Mi sono adattata quasi inconsapevolmente ad un ritmo che sconvolgeva tutti i miei piani di fresca pensionata, ma in vero una consapevolezza man mano l'ho acquisita, quella di essere, nonostante tutto, nel posto giusto, a contatto con le persone giuste che sapevano bene cosa fare di me. E mi ci sono trovata quasi come in famiglia, non solo per le nuove amicizie che hanno reso più accettabile a sopportare il lungo tempo necessario allo stillicidio della flebo, ma anche perché, strano a dirsi, qualcuno del personale medico ha ritenuto che potessi essere d'aiuto ad altri ammalati. Ora, se penso a quanti giovani ho consolato nel corso della mia professione, a quanti ho fatto intravedere un futuro pieno di senso e di bellezza, sol che lo volessero, se penso che ancora ero chiamata a dare coraggio a ragazzi colpiti così duramente nella salute, allora capisco che la malattia non mi ha vinto, non ha annullato la mia vocazione a farmi prossima a chi ha bisogno di parole di speranza. Ma questo lo devo alle cure, all'affetto, alla vicinanza, non meno che all'alta professionalità del personale medico infermieristico,
che si è preso cura di me insieme a tanta umanità sofferente che quotidianamente affolla quei locali. Sono trascorsi 6 anni e devo confessarlo, il dolore che è una costante di questa malattia, nel mio caso, non mi ha mai abbandonato, ma ho fiducia incondizionata in chi mi ha seguito e curato, mi ha aiutato a sopportarlo giorno per giorno, un giorno dopo l'altro, fino ad oggi e fino al giorno in cui tutto potrà cambiare. Ringrazio di cuore chiunque mi abbia assistito, ma un ringraziamento a tutti i medici e naturalmente ai volontari dell'AIL per avermi coinvolta nell'attività di sostegno all'associazione, così posso dire di avere nei miei limiti fatti anch'io la mia parte. Penso che questa sia una testimonianza di come una paziente con coraggio abbia affrontato la malattia e abbia dato anche così una ragione alla sua malattia, nel percorso della sua malattia, partecipando all'attività dell'ambulatorio e partecipando naturalmente nel sostegno dell'AIL. Quindi adesso do la parola al dottor Tarantini e al dottor Pastore che modereranno. Quindi qui abbiamo colleghi specialisti ematologi. Sto in piedi. Colleghi specialisti ematologi, vieni Pino. Colleghi specialisti ematologi, abbiamo il nefrologo, abbiamo le psicologhe, abbiamo l'ortopedico, abbiamo il radioterapista, i radiologi. Quindi dubbi, domande, chiarimenti dopo le chiare e presentazioni naturalmente della dottoressa Capalbo e del dottor Cascavilla e soprattutto domande che a volte non siete riusciti a fare a noi medici durante l'affollamento purtroppo dell'ambulatorio. Quindi prego Pino. Grazie Giorgina. Per quanto mi riguarda, sì, partecipo sempre molto volentieri e per tanti motivi a giornate come questa, non ultimo però il fatto che se ho cominciato a fare questo lavoro, se ho potuto cominciare a svolgere questa professione, quella di ematologo, lo devo all'AIL, perché all'epoca in cui ho cominciato io, e Giorgina se lo ricorda, i medici non avevano vita facile come hanno ora, noi dovevamo aspettare per poter cominciare ad avere un contratto di lavoro, io ho potuto proseguire il mio percorso grazie ad una borsa di studio dell'AIL. Non so se l'AIL ha fatto bene o male a fare questo tipo di scelta, però tant'è, e quindi sono sempre molto riconoscente all'associazione, che poi ovviamente continua a sostenere il percorso non solo mio ma di tutti noi nel corso della vita professionale. Bene, questa è una occasione per poter avere, forse unica per un paziente, per poter avere contemporaneamente non soltanto l'ematologo che segue voi pazienti in prima linea, no? Tutti i giorni in ambulatorio, i colleghi che sono qui sono quelli che si occupano specificamente dei problemi del paziente con mieloma, ma anche il team di specialisti che non sono ematologi ma che hanno uguale rilevanza nell'affrontare i problemi legati a questa patologia. Già da quello che hanno detto Nicola Cascavilla e Silvana Capalbo e anche solo dalla lettera di Giorgina si intuisce che l'approccio al mieloma non è mono specialistico ma è il tipico approccio polispecialistico, perché dall'osso al rene agli altri organi fino alla condizione psicologica, insomma, ci sono diverse possibilità. Ora, parlare contemporaneamente con tutti gli attori di questa scena credo sia un'occasione più unica che rara, e quindi io approfitterei al posto vostro per fare delle domande che in questo momento troveranno sicuramente una risposta. Non so se c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio. Prego, prego. Buongiorno, io sono un paziente, essendo giurista rinuncio al mio diritto alla privacy, mi presento, sono l'avvocato Riccardo Maria Riccardi, che si confronta con questa malattia dal 9 luglio del 2015.
con alle spalle una storia quasi quindicennale di gammopatia monoclonale che ho passato a studiare questa malattia, perché all'epoca, come voi sapete, l'aspettativa di vita era un paio di anni e quindi sono molto felice dei progressi. Ho seguito con grande attenzione le relazioni illuminanti e devo dire che molte delle vostre pubblicazioni, per fortuna, sono sui siti delle università e io le ho studiate. Questo non vuol dire che però quando è arrivata il 9 luglio del 2015 io abbia stappato una bottiglia di champagne, perché è stato uno shock come per tutti. Però ho avuto meno paura e quindi la conoscenza, e io devo fare un pubblico ringraziamento a tutti voi, è la cosa che più aiuta il paziente. Quando tu assumi una chemio, sapere qual è l'effetto collaterale che sta arrivando prima che arriva aiuta molto. E quindi questo è un aspetto molto importante. Ci sono persone qui che erano nella stanza accanto alla mia durante il tandem di trapianti che non hanno mai voluto sapere niente di quello che prendevano. Io non condivido e quindi questo tipo di iniziativa sono importanti. Ieri durante la conferenza stampa la professoressa Specchia ha parlato giustamente degli immunomodulanti come importante risorsa anche per il mantenimento post trapianto, ed è questo il motivo del mio intervento e la domanda che intendo farvi, non senza dire che ammalarsi di mieloma in Puglia, questo lo dico a tutti i miei compagni di sventura che sono alle mie spalle, è una fortuna, perché da San Giovanni Rotondo a Lecce è difficile trovare un posto dove non ti curino più che bene. In Puglia abbiamo due scuole, quella del professor D'Ammacco e del professor Liso, che sono state stupende. In particolare il professor D'Ammacco faceva parte dello staff di Wallström quando scoprì la famosa macroglobulina di Wallström, e quindi possiamo dire che, perché cioè, era un grande studioso di tutte le malattie che derivano proprio dalla presenza della componente monoclonale, qual è anche questa malattia. Non dobbiamo dire niente del professor Liso, perché il professoressa Specchia viene da quella scuola e ha creato una realtà stupenda, però per esempio a Bari c'è anche lo staff del professor Guarini dell'oncologico, ci sono tante realtà dove noi pazienti possiamo affrontare questa malattia con ottimismo, e di questo noi ringraziamo tutti voi. Il problema degli immunomodulanti. La mia UTD è stato un inferno, perché la talidomide, che è un farmaco che costa 28 euro a capsula e che secondo me non dovrebbe costare più di un centesimo, essendo un brevetto degli anni 50, scusate, sono avvocato, ho una deformazione professionale, e perché era quello che faceva nascere i bambini focomelici, che poi ha avuto una nuova vita, brevetto scaduto, io non capisco perché deve costare 28 euro. Non è l'unico caso, avvocato, ci sono altri bei casi. No, sono qua. Sì, c'è anche di peggio. Io attualmente sono in terapia con la lenalidomide, di cui voglio parlare, e per tre settimane al mese, ogni giorno, costo circa quasi 500 euro per una pillola. Ed è un grosso problema. Così come io penso che le CAR-T non siano poi tanto costose, perché se risolvono per lungo tempo 450.000 euro, 500.000 euro, che è il loro costo, io in 3 anni e mezzo che mi curo sicuramente sono costato molto di più tra trapianti e... Però avvocato, non prenda... No, concludo. No, se andiamo verso le cartine... No, concludo, perché la domanda è molto specifica. La VTD è stato un inferno. La lenalidomide per certi aspetti ha effetti collaterali anche peggiori, perché con la talidomide io non ho mai perso lucidità intellettuale, che invece la lenalidomide mi ha regalato. E facendo un lavoro intellettuale capite bene che è un grosso problema. Siamo partiti da 25 mg, siamo scesi a 15, siamo arrivati a 10 e da una settimana sono passato a 5. Siamo a dosi pediatriche. L'efficacia di questa tripletta che sto facendo con l'anticorpo monoclonale e l'otuzuma dà risultati strani. Ho avuto un miglioramento sulla risonanza magnetica, un peggioramento, una stabilizzazione sul puntato midollare. Esiste la pomalidomide, e qui viene fuori il giurista. La pomalidomide è autorizzata esclusivamente in monoterapia, non in combinazione. Attualmente sì. E questa è una battaglia che io ho iniziato, ho lanciato una petizione su Facebook e che, sulla quale vorrei sentire voi, perché pare, cioè in un gruppo Facebook dove siamo 1200 malati di tutta Italia e tutti coloro i quali hanno assunto la pomalidomide riferiscono bassissima percentuale di effetti collaterali negativi, cioè molto più tollerata delle altre.
questa combinazione, la possibilità di usarla in combinazione e non in monoterapia è importante. Questo non è il Parkinson, questo è un effetto della pillola che ho preso ieri sera, questa mano che trema. E per noi è importante la qualità della vita, perché come dico sempre, non è importante quanto si campa, ma come. E quindi io vorrei sapere il vostro, la vostra posizione, la vostra interpretazione sull'opportunità di consentire questo ampliamento terapeutico, sia per l'efficacia, c'è lo studio del professor Michele Cavo di Sant'Orsola di Bologna, che ha dimostrato l'efficacia della poma in combinazione, ma sia soprattutto per la qualità della vita, che è quella che a me paziente sta più a cuore. Grazie. Scusate per la... No, anche perché l'avvocato ha lanciato una serie di problemi. La domanda specifica risponderanno subito i colleghi certamente più aggressivi sull'argomento, perché è giusto esserlo. Il dottor Mella ha raccolto insieme nell'avete ematologico. Volevo solo dire una cosa a proposito delle dinamiche dei farmaci, del loro costo, della loro evoluzione, prima di rispondere specificamente. Tenga presente che c'è una molecola che si chiama defibrotide, che adesso viene utilizzata per la malattia veno-occlusiva come complicanza del trapianto e della leucemia linfoblastica, che è una molecola forse ancora più antica della talidomide, e che adesso riciclata con questa nuova funzione costa un'assurdità, cioè quindi queste dinamiche, diciamo, fanno parte di regole e di categorie che esulano forse dalla nostra competenza. Sulla qualità della vita certamente mi piacerà che si ritorni dopo, questa provocazione lanciata dall'avvocato sicuramente verrà raccolta in seguito. Nel frattempo, Giuseppe, vuoi rispondere sulla pomalidomide? Allora, per quanto riguarda la pomalidomide, possiamo dire, noi abbiamo anche peraltro fatto una raccolta multicentrica di tutti i centri pugliesi, e dovrebbe essere, c'è un lavoro che è alla sottomissione per la pubblicazione della pomalidomide come agente singolo o quantomeno insieme con il cortisone. Indubbiamente i risultati della doppietta della pomalidomide insieme con cortisone rispetto alle triplette di cui l'avvocato parlava, i risultati sono meno eclatanti, sono meno suggestivi, meno importanti. Però bisogna ricordare che la pomalidomide comunemente da linee guida al momento viene utilizzata in terza linea, e non si può accedere all'impiego della pomalidomide se non in terza linea e solo come agente singolo al momento, perché indubbiamente le approvazioni EMA ed AIFA non lo consentono. Ci sono degli studi che consentono l'utilizzo della pomalidomide insieme con il Velcade, insieme con il Daratumumab, insieme con l'Endoxan in triplette, ma ancora al momento dovrebbero arrivare quanto prima prevalentemente lo studio con Velcade e lo studio con Endoxan, ma sono al momento in approvazione, quindi ancora non è consentito l'impiego nelle triplette. Sugli effetti collaterali, è comunque una molecola di terza generazione, è comunque una molecola che dovrebbe ridurre gli effetti collaterali, diciamo, in maniera più sostanziale rispetto alla talidomide, rispetto alla lenalidomide. Comunque non è scevra da effetti collaterali, ha comunque le sue problematiche. Quindi è ovvio che è una speranza ulteriore, essendo una molecola di terza generazione. Diciamo che però non è la panacea se si pensa al fatto che non debba o non possa avere effetti collaterali. Grazie Giuseppe. Prego. Per tutta l'audience, quando parlano di terza linea eccetera, ed è il problema grosso, dobbiamo fare attenzione a non voler sempre l'ultima moda, perché ci vanno sempre degli studi clinici che lo dimostrano. Se l'EMA e non l'AIFA, quindi non è un problema dei costi italiani, non l'ha ancora messo in seconda linea o approvato in prima linea, dobbiamo chiederci se in effetti ha dimostrato o meno una superiorità, perché io posso pensare che mi riduce gli effetti collaterali, posso averne, però vuol dire che gli studi non hanno dato. Cioè, volevo spiegare anche cosa volesse dire terza linea, prima linea e seconda linea. Per chi non lo sa, è il fatto che vengono stabiliti per ciascuna farmaco
quando un medico lo può prescrivere, cioè sono in nuova diagnosi, è il primo farmaco che faccio, ho avuto una remissione, e ho perso la remissione, devo fare un altro farmaco, e si parla di seconda linea in quel caso, no? Perché ho perso la risposta. Ho perso la risposta ai farmaci di prima e seconda linea, posso usare la terza linea il medico, ma non è, è una scelta anche in costo-benefici e rischi-efficacia, perché ogni farmaco, come si è detto, porta un rischio, quindi anche rischi-efficacia e capacità. Non volevo, però era solo per spiegare. Allora, innanzitutto bisogna indubbiamente specificare il fatto che ci sono degli algoritmi, ci sono delle linee guida e degli algoritmi che il medico deve tener conto e che deve rispettare. Questo ovviamente è anche importante per un atteggiamento omogeneo di tutta di tutto l'equipe scientifico. Quindi, come indubbiamente veniva detto prima, il paziente che viene curato a Brindisi ha le stesse opzioni, le stesse possibilità di cura, le stesse opzioni terapeutiche del paziente che verrà curato a Milano. E questo grazie a questi algoritmi, questo grazie a queste linee guida di trattamento che consentono appunto un'omogeneità del trattamento dovunque il paziente vada. Indubbiamente, al momento, attualmente, la pomalidomide è quello il suo ruolo, è quello il suo target di paziente. Ci vorranno degli studi e lo spostamento in avanti della pomalidomide da sola o della pomalidomide indubbiamente in tripletta, questo spostamento in avanti potrà essere solo determinato e dovuto agli studi scientifici e ad una, convalida di questi studi. Avvocato, noi non abbiamo tempo, però vorrei dirle a sua parziale rassicurazione che mi ascolti un secondo. La qualità della vita, anche ai fini della registrazione dei farmaci e del loro posizionamento nell'algoritmo terapeutico, come diceva Giuseppe, comunque, alcune volte è stata talmente tanto decisiva da permettere la registrazione di un farmaco. E c'è l'esempio del ruxolitinib, che è un farmaco della policitemia vera, della mielofibrosi, che è stato registrato non con uno studio di efficacia, ma uno studio di qualità della vita. Quindi ne parleremo dopo. È un elemento di cui la comunità scientifica tiene grandissima considerazione, tanto da addirittura permettere un atto ufficiale quale la registrazione. C'era lei che voleva fare una domanda. Buongiorno. Buongiorno, io sono Francesco. Innanzitutto ringrazio l'AIL per l'opportunità che mi dà in questa giornata per conoscere meglio la mia patologia. Allora, io ho diverse domande che vorrei proporvi, perché mi avete alcune avevo già io di personale, ma il vostro, sia il dottor Capaldi che il dottore che l'ha preceduta, mi hanno scaturito una serie di domande. La prima è: come mai ancora oggi non vengono riconosciuti alcuni legami che esistono per questa patologia con alcune professioni? Chi lavora in radiologia, è stato detto, in sala operatoria, oppure i stessi militari a cui hanno poi trovato in nanoparticelle. Non capisco perché non si riesca a riconoscere questa patologia come una patologia derivante dalla propria professione. La seconda domanda è: i pazienti dovrebbero essere agevolati per un percorso terapeutico, specialmente nelle radiologie, dove devono fare alcuni esami, ahimè. Ci sono dei tempi quasi incredibili per fare una PET, circa 5 mesi, o per fare una TAC, a meno che uno non abbia qualche amico, e allora, come al solito, siamo in Italia. Perdonatemi se dico queste cose, ma è la pura verità. Nonostante la professoressa, devo dire che ogni tanto si incazzi con alcune persone, però, nonostante tutto, ancora i tempi sono lunghissimi. L'altra domanda che mi ero posto era: secondo me anche all'interno dei posti di lavoro servirebbe una figura di un psicologo che, quando un paziente come me ha saputo di questa patologia, quel giorno in cui mi disse la professoressa: Francesco, ahimè, purtroppo abbiamo riscontrato questa tua patologia, dice, però certo ha saputo darmi qualche rassicurazione, mi ha incoraggiato, ma probabilmente forse dopo avrei avuto bisogno di una figura che avrebbe saputo darmi più tranquillità, perché io ho dovuto metabolizzarla io la patologia,
rassicurarmi, cercare di controllarmi, e vi giuro che non è stato facile. Oggi diciamo che sto molto meglio grazie anche all'aiuto vostro. L'ultima domanda al momento era quella per i vaccini. Credo che i medici di base vadano informati, perché conoscono poco sia la patologia che probabilmente anche la possibilità eventuale di fare i vaccini, per cui vi chiedo eventualmente di farvi promotore anche in questo. Grazie per il momento. Grazie a lei. Allora, cominciamo a rispondere dall'ultima domanda, perché posso farlo io. Noi a Barletta abitualmente ogni anno facciamo un incontro con i medici di base della provincia per cercare di portare appunto questo tipo di argomenti che sono molto importanti. Poi torniamo alla prima. Allora, chi vorrebbe... Forse bisogna puntualizzare. No. Però torniamo alla prima. No, poi facciamo dopo... un giro. Solo. Allora, per la prima domanda, chi vorrebbe spiegare... C'è la il differenza radiologo? Fra causa eziologica? Dottor Tarantini, c'è il radiologo e la collega della medicina nucleare per la PET. Molto bene. Quindi la prima domanda, no, siccome la prima domanda era come mai determinate esposizioni a cause professionali. Il problema è che il mieloma purtroppo non riconosce come altre patologie oncologiche un'unica causa, per cui il rapporto causa-effetto molto spesso è di difficile documentazione scientifica, essendo numerose purtroppo le cause. Non è come la causa-effetto cancro del polmone, fumo. Lì c'è una causa-effetto e una relazione ben definita. Nel mieloma, come peraltro aveva in maniera esaustiva il dottor Cascavilla evidenziato, le cause sono molteplici, e a queste cause molteplici siamo purtroppo, indipendentemente poi dal singolo evento, siamo più o meno esposti tutti a molteplici cause. Quindi è molto difficile, indubbiamente, questa relazione, questa stretta correlazione. Otto vengono dalla radiologia, qualche mezzo ci può essere. Indubbiamente, questo non si esclude. Però c'era stato dimostrato per la mielite cronica, per esempio. Ci sono delle regole anche lì, però, di natura epidemiologica, di natura. Non si può prescindere. Però giustamente, no, è giustissimo questo. Noi ci siamo trovati nel periodo in cui i soggetti che lavoravano esposti a radiazione, quindi radiologi e tecnici di laboratorio, non avevano tutti i sistemi di controllo cosiddetto della radioprotezione. Però su 10 soggetti che lavorano in radiologia con la stessa esposizione, cioè uno sviluppa la malattia mieloma o la leucemia mieloide cronico o altro, gli altri 9 fortunatamente no. Quindi si ritorna al fatto che la trasformazione neoplastica di una plasmacellula normale ad una plasmacellula tumorale, quindi mielomatosa, subisce meccanismi diversi, ma soprattutto sono e sembrano intrinseci alla cellula stessa, quindi dal punto di vista molecolare. Quindi anche per altre malattie ci sono in corso queste procedure di riconoscimento professionale, ma non c'è un'evidenza scientifica che dice tot radiazioni determinano il mieloma, tot radiazioni determinano la leucemia mieloide cronica. Quindi voglio dire, fortunatamente ne vediamo di meno perché c'è la radioprotezione, ma rimane sicuramente un punto aperto, come per tutte le neoplasie, compreso lo stesso tumore del polmone, che per quanto noi diciamo associato al fumo, abbiamo tumori polmonari in soggetti che non hanno mai visto il fumo. Quindi voglio dire, ecco perché la trasformazione neoplastica è dovuta a molteplici cause. Bene, grazie. E la seconda domanda coinvolgeva direttamente sia il collega radiologo che la collega medico nucleare, per quanto riguarda la TAC e la PET. La TAC è diventata l'indagine di primo livello per studiare lo scheletro, prendendo il posto della radiografia. Prego. Sì, il paziente credo che volesse sottolineare le difficoltà nel gestire le prenotazioni, le liste d'attesa, che ovviamente sono un problema molto serio e molto importante per questo tipo di pazienti, come per tutti i pazienti
che hanno delle patologie che necessitano di controlli seriati nel tempo per tanti anni, per fortuna adesso. Allora il problema è complicato, però la classe, diciamo, medica e chi organizza come la Regione Puglia comunque si è attivata per cercare di agevolare alcune patologie croniche e anche acute, determinando delle linee guida in cui si prevedono delle priorità di prenotazione in base al tipo di patologia. Per cui abbiamo delle liste d'attesa per prima visita programmabili a seconda del tempo di prenotazione, che purtroppo sono lunghissime perché ovviamente c'è tanta richiesta e poca disponibilità, e poi esistono delle priorità di prenotazioni determinate coi codici B entro 10 giorni e D entro 60. Sì, le sto, però se mi fa finire diciamo la spiegazione, poi magari accetto anche le sue giuste critiche. No, ma io non mi faccia finire il discorso, però se no non riesco a esprimere il concetto che sto cercando di esprimere. Chiaramente, per esempio, faccio il mio esempio dell'Istituto di Radiologia del Policlinico. Appena ci siamo quasi immediatamente adeguati in segreteria con queste priorità, questi codici di priorità, cercando di venire incontro ai pazienti che hanno le varie problematiche. Il problema è che per i primi tempi le cose sono andate bene, poi si è subito saturata la cosa. Perché? Perché ovviamente, e qui è un problema, è ovvio che non voglio dare la colpa a nessuno, la colpa è del fatto che ci sono talmente tanti pazienti che hanno esigenze e in contrapposizione non abbastanza risorse di macchine e personale per poter soddisfare tutte le esigenze. Per cui che cosa succede? Che spesso, mi dispiace dirlo, il paziente che deve fare il controllo annuale regolarmente, che lo sa da un anno prima, non si preoccupa minimamente di prenotare un anno prima e sfrutta poi a volte queste liste anche per cercare di bypassarle. In qualche caso succede. Comunque, in realtà, questo a noi dispiace, perché ovviamente vogliamo cercare di venire incontro alle esigenze di tutti. Ed è ovvio che le risorse sono molto limitate. Per cui il nostro tentativo di venire incontro a queste esigenze si è poi risultato abbastanza inefficace. Per cui giustamente lei si presenta in segreteria e le dicono: sì, ma questa priorità non è, diciamo, non la possiamo soddisfare perché è tutto pieno. È così o sbaglio? E questo, la soluzione qual è? La soluzione deve essere, diciamo, ma no, guardi, allora io parla chi non fa neanche intramenia, non fa attività privata, e quindi posso parlare tranquillo, posso, lo sanno tutti. Sì, no, è il sistema. Però guardi, nella mia esperienza personale, anche chi fa attività privata, almeno tra quelli vicini a me, non mi è mai successo di percepire l'intenzione di poter allungare la lista d'attesa per poter sfruttare la cosa dal punto di vista economico. Guardi, magari c'è qualcuno che lo fa, però non è la maggioranza dei medici, glielo posso garantire. Questa situazione qua è difficile da risolvere, perché le richieste sono troppe e le patologie purtroppo mica ci sono solo i pazienti col mieloma, ci sono tanti pazienti che hanno le stesse esigenze. Professoressa, vuole intervenire lei? Sono assolutamente d'accordo.
però guardi, io vorrei dire tutto ai pazienti, l'impegno della classe medica è massimale, veramente, mi creda, e posso dirlo ad alta voce, non c'è nessuno che io di quelli che, cioè qualcuno forse ci sarà pure, ma è l'1% di quelli che spera che i tempi d'attesa siano lunghi per poterci lucrare sopra, guardi, glielo posso garantire. Sottoscrivo. La collega medico nucleare, signora, possiamo rispettare un attimo, poi magari le diamo la parola. Allora, io mi associo a quello che ha detto il dottor Pedote e ovviamente alla risposta che ha dato la professoressa Specchia. Il problema è un problema di risorse, per quanto di risorse umane, esatto, per quanto comunque, per quanto riguarda la diagnostica PET negli ultimi anni sul territorio si è diffusa maggiormente, la richiesta degli esami è aumentata in maniera esponenziale, perché anche fortunatamente la metodica si è dimostrata valida in diverse applicazioni, di conseguenza sono aumentate notevolmente le richieste e al momento c'è la difficoltà oggettiva di poter rispondere alla richiesta immediata con i tempi immediati. Per quanto riguarda la PET, l'attività poi intramedia e l'interesse personale è anche una cosa proprio completamente fuori, visto che insomma le strutture sono complesse, sono comunque in tutte le principali province e insomma, fare un'attività esterna è particolarmente difficile. Va bene, c'è una collega psicologa, se non ho capito male, un collega psicologo, sì, che era stata chiamata in causa dal paziente. Sì, grazie all'AIL, diciamo, l'ematologia dà questo supporto al paziente. Molti di voi mi conoscono e molti di voi, insomma, sì. Sì. Ah, ok. No, forse avevamo inteso male noi, ok. All'interno del posto del lavoro ovviamente la figura dello psicologo è una figura, diciamo, dovrebbe stare ovunque, voglio dire, insomma, in ematologia grazie a lei esiste la psicologa, quindi insomma per questo sono a disposizione di tutti i pazienti e dei parenti, voglio dire. Però ci sono tutte le strutture anche di psicologia, di psichiatria, dove dovrebbero essere anche indirizzati i pazienti, perché una cosa è il volontariato, certo, una cosa è, diciamo, quello che lavora nella struttura, quindi questo è anche un messaggio. Non risponderci loro sulle liste d'attesa e su problematiche di tipo, diciamo, organizzativo. Possiamo, e abbiamo tutto il pomeriggio, che parleremo di problematiche socioassistenziali da una parte, però io prenderei occasione di queste domande perché stiamo lavorando anche con la regione e sicuramente sarà il compito della rete oncologica diciamolo pugliese quella di portare ai decisori la possibilità che un paziente che esce dalla visita medica trovarsi, parleremo di queste cose. Dottor Guarini, che ci ha raggiunto, che ringrazio di essersi unito a noi. Posso? Sì, per quanto riguarda la lista d'attesa, io sono convinto, l'ho scritto di recente, che quanto leggiamo è spesso molto molto un po' sponsorizzato da alcuni lati politici. Quindi guardiamo esattamente che cosa c'è dietro la lista d'attesa. Non voglio difendere i medici nucleari, ma nelle liste d'attesa del medico nucleare ci sono una marea di PET fatte in maniera impropria, vero dottoressa? Purtroppo sì, quindi è un discorso di cultura della classe medica, pressioni anche dei pazienti. Quando io non trovo, esperienza penso di tutti, che cos'è, che cosa non è, non riesco a fare la biopsia, facciamo una PET. Ok? Questa è la prima. Poi noi, il decisore politico parla di presa in carico. Che cos'è la presa in carico? La presa in carico nella traslata nel concetto della lista d'attesa, a mio avviso, cos'è? È che se io prendo in carico un paziente con un mieloma, io devo avere una serie di slot per la mia casistica. Quindi non è che io faccio la ricettina, faccio questo elenco infinito e il povero paziente gira per mezza Puglia ad elemosinare una PET, una
risonanza magnetica, gli esami di laboratorio, non esiste proprio. Allora, se il clinico ha la disponibilità di prenotare, di programmare, e questa è una guerra che io sto facendo oramai da tempo, ci sono più o meno riuscito con la nostra radiologia, sto lavorando anche con le medicine nucleari, la dottoressa lo sa, proprio per questo motivo. Io lo so, cioè se ho un paziente, oggi mi arriva un paziente, so che tra 6 mesi dovrò rifargli la PET. Ok? Allora, quella programmazione non possiamo lasciarla in carico al paziente, sennò che razza di presa in carico è? Quindi è un meccanismo organizzativo. È assolutamente, non può cadere. Se no, quando io dico che prendo in carico un paziente, la prendo in giro. Ok? Quindi dobbiamo mettere a sistema un modello organizzativo. E posso? E non credo sia molto complesso, perché il decisore politico spesso non sa di che cosa parla, spero che non ci siano politici qua, ok? Però non sa di che cosa parla, per cui pensa che la PET la vogliamo fare di sì, per Priscio. No. Invece, se al decisore politico gli si... No, ma... Alzo le mani, mi perdoni. Assolutamente. Andiamo avanti. Mi perdoni, non volevo. Mi hanno tirato in carico. Grazie. C'era la signora, scusa, no, c'era. Allora, io sono. Prego, io sono un addetto ai lavori. Ah, lei è un medico. Sì. Sono il Giancarlo Ienieri, molti dei colleghi mi conoscono, sono il responsabile del servizio di medicina fisica riabilitativa dello sport del Policlinico. In più ho anche un dipartimento di neurofisiologia. Mi dispiace che non ci siano dei colleghi neurologi e neuroriabilitatori, in quanto, come è stato accennato precedentemente dalla collega, il problema della fatica muscolare è estremamente importante nel paziente. Il problema della neuropatia tossica legata all'assunzione dei farmaci, che poi bisogna vedere costi-benefici, conviene avere la neuropatia a fronte di un miglioramento sostanziale della sintomatologia, mi va bene la neuropatia. Quindi questo aspetto un po' più allargato, coinvolgendo anche il neurologo e il riabilitatore, ma io andrei anche oltre, anche l'odontoiatra, in quanto i problemi legati all'assunzione di determinate molecole farmacologicamente molto attive, io direi aggressive sulla patologia, hanno però degli effetti collaterali anche di marca odontoiatrica. Quello che noi facciamo normalmente in neuroriabilitazione da anni, ci è voluto tempo, è il team riabilitativo, noi lo chiamiamo. Penso, e qui mi metto in gioco e metto in gioco me stesso e la mia faccia e la mia parola, sarebbe anche il caso, e spero che Giorgina voglia considerarmi, anche perché sono stato colpito in prima persona per mia moglie, quindi mi sto confrontando quotidianamente con queste problematiche, per dare la possibilità a chi ne possa aver bisogno, compatibilmente a quelle che sono le problematiche legate alla gestione del quotidiano da parte del miei ambulatori, di migliorare anche questo aspetto diagnostico, ma più che diagnostico direi prognostico, nei pazienti. Questo come presa mia di impegno. Okay. Seconda cosa, e questa è una domanda, io spesso e volentieri uso farmaci, nella fattispecie tossina botulinica, in regime di 648. Quindi la 648 è della serie, ci sono due farmaci
che hanno la stessa funzione, oppure un farmaco che può essere utilizzato fino, diciamo, a 10 mg, se lo uso a, 10,1 mg già sono fuori indicazioni. Però mi assumo io la responsabilità di utilizzarlo anche oltre. Mi aiuta in quanto sono anche farmacologo, però la legge prevede l'utilizzo di farmaci equivalenti o equipollenti se la, funzione, il risultato è lo stesso. Mi riferisco a quello, non conosco nella fattispecie le nuove molecole attive sul, mieloma, però se due molecole hanno la stessa funzione e agiscono in modo soddisfacente su quella su quello specifico dimmi. No, ma in ma in 6.4.8 non possiamo utilizzare alcuni farmaci, non un farmaco X che riteniamo sia idoneo per la patologia. È stato, se c'è una valutazione oggettiva data dalla letteratura internazionale. Sì, perdoni, non volevo interrompere, è una bella discussione, lo capisco, ma è molto tecnica però. No, sì, però noi prendiamo, perché noi dobbiamo, questi incontri servono anche perché noi medici, noi operatori impariamo e prendiamo dei suggerimenti. Però penso che non sia applicabile la 648 per la polilamide. Perché? No, dice lo specialista di questo. Collega? Prendiamo Felice. Prendiamo questi suggerimenti perché poi li elaboriamo anche per condividere. Al dottor Pastore, io volevo dirti soltanto una cosa. Tossina botulinica, la prescrizione massima è di 300 unità di tossina pro paziente. Io utilizzo in clinica 1000 unità. Nessuno, non sono arrivati i carabinieri, non è arrivato nessuno. Vabbè. Perché mi sono reso conto che in determinati gruppi di pazienti 1000 unità di tossina botulinica mi danno dei risultati più che soddisfacenti. Oppure, piuttosto che utilizzare la tossina X, posso utilizzare la tossina Y, anche se Y non ha la stessa indicazione di distretto muscolare da trattare, però l'azione è sempre la stessa, il blocco dell'acetilcolina. Penso che nella fattispecie i vostri farmaci abbiano lo stesso target di azione, non lo so, però se hanno lo stesso target d'azione, ti chiedo, potrebbero essere usati in 648? In 648 dobbiamo utilizzare in off-label. Off-label. Ah, che certo. È un'altra cosa. Però l'off-label è consentito dal sistema sanitario nazionale quando ci sia un'oggettività scientifica internazionale. Quando ci sono delle pubblicazioni scientifiche, non ancora utilizzato. Ok, grazie. Se uno ovviamente si fa carico dell'utilizzo. C'è la signora in fondo, chiedo scusa, che voleva... Sì, buongiorno. Io non parlo italiano bene perché veramente la mia lingua è inglese, ma provo a parlare in italiano, va bene? Io sono venuta qui, io sono una paziente alla Cina e io ho la multiple myeloma da 2011. Io sono arrivata alla fine di tutte le medicine che sono in, come si dice, in causa in Italia. Adesso io prendo ancora la Alcaran. Mi hanno girato e ho preso l'Alcaran. L'ultima medicina che io avevo preso era Derelax. Non lo so come si chiama qui adesso. È una delle ultime che c'hai qua, che è la infusione di quasi 5-6 ore. E il problema con quella medicina è che le piastrine andavano giù troppo e così mi hanno fermato. Io anche ho la P17 che mi manca. Così veramente sono uno dei 10% che sono ancora viva e non so come che sono qua. Ma io sto chiedendo adesso la CAR T therapy. E quella lì per me sarebbe l'ultima cosa che io posso provare. Ho sentito questa mattina che Piemonte e Puglia, tu vieni a prendere i protocols prima di tutti gli altri. Sono capito bene quello che qualcuno me l'ha detto? Sì. Che no, se le protocols cominciano in Puglia e sia al Piemonte, no, vogliamo precisare. No. Precisa, scusa, Felice, precisa tu alla signora. Io ho detto un'altra cosa. Dicevo che in Italia
in tutta Italia abbiamo gli stessi protocolli ufficiali di utilizzo. Al momento le CAR-T in Italia non sono disponibili, sono state approvate dall'EMA. Ci sono dei centri italiani, dicevo stamattina, pronti per utilizzarle, non possono utilizzarle. Nello specifico, nei mielomi non mi risulta che ci siano molecole, cioè che le CAR-T siano approvate. No, sono state approvate per i linfomi a grandi cellule B e per la leucemia acuta linfoblastica per gli adulti, per i giovani adulti, eccetera. Nel mieloma ancora no. Per il mieloma ci sono ancora degli studi, ma non c'è oggi la possibilità, neanche in Europa, se non attraverso uno studio clinico, di accedere alle CAR-T per l'utilizzo in pazienti con mieloma che abbiano provato tutte le terapie. Ok, ma io un mese fa sono stata a Bologna, lì sì. Probabilmente loro avranno un protocollo, ma nell'ambito di uno studio clinico, in un trial clinico controllo, ma è soltanto l'IREM, perché loro hanno detto che ci sono 3 o 4 pazienti che possono fare. La cosa che volevo sapere io veramente, se la CAR-T lo fanno, perché alla fine lui non mi ha detto niente, cavo, per la CAR-T. Infatti io sono venuta qui per vedere se la CAR-T lo fanno in tutto il paese. Ma prima di pensare se per, io ti do del tu, se per te è valida la CAR-T o no, non hai altre terapie disponibili per il tuo caso? Una cosa, finito tutto. Una cosa è... E andate indietro all'Alteran. Perché è l'unica medicina che da quando che sono stata diagnosed, quando è stata diagnosticata, che non ho preso mai quello, se no tutti gli altri l'ho presi. Ma adesso... Non capisco in inglese, parla pure in inglese. Ah, ma volevo per le pazienti, no? E la cosa è che io ho la possibilità di andare a Torino anche, sì, di andare a fare questa Alcaran. Ci sta un'altra medicina adesso che l'hanno fatto migliore. E io provo adesso ad andare lì a fare le trials a Torino, lì a Molinetti. Però io quello che credo sia giusto è che non sia tu a girare l'Italia per cercare il trial clinico, ma dovrebbe essere il tuo clinico che dovrebbe aiutarti a cercare un centro dove il medico comunque deve dare la prima, la seconda linea, la terza linea, una scelta terapeutica. Pazienti, se è arrivato al punto come sono arrivata io, che non c'è più niente in giro, e ti devi alzarti e devi partire. Allora il suo messaggio dice: pazienti, quando non avete più alternative e non vi danno più alternative, alzatevi e cercate. Io direi: parlate col medico e cercate se ci sono degli studi clinici che sono utilizzabili per voi. Perché purtroppo studi clinici ce ne sono tanti, ma se non ho le caratteristiche per poterci accedere, non posso utilizzarlo. No, ma in generale, dicevo, non è. Anche l'altro problema che io ho visto qua negli centri è che i dottori non hanno il tempo di parlare con i pazienti, perché ci sono così tanti non vogliono sapere che succede, ma tanti vogliono sapere che succede, e poi quando ci sono questioni nessuno risponde, perché il dottore dice: vabbè, tempo è fatto, devi uscire. Dipende, e non è la prima volta che ho dipende molto dal medico paziente, dal rapporto che c'è medico paziente. Però adesso, allora, posso dire una cosa, così chiudiamola. Posso, signora, lei ha sollevato un problema importante. Il primo punto è della comunicazione medico paziente, che la dottoressa Capalbo ha ben sottolineato. Questo è il primo punto, e noi capiamo che spesso non abbiamo tutto il tempo necessario per soddisfare le domande e i quesiti dei pazienti, ma purtroppo si tratta sempre di risorse umane limitate, che devono curare contemporaneamente la malattia, ma devono ascoltare il paziente o la paziente. Ora, il secondo punto è: il medico che ce l'ha in cura lei, come tanti altri pazienti, quando ha esaurito le linee terapeutiche approvate da EMA, da AIFA, quindi da AIFA soprattutto, ed è autorizzato a utilizzarle, sa benissimo che ci sono dei centri in Italia come Torino
e Bologna che hanno dei trial sperimentali in corso, come pure anche nella nostra Puglia ci sono centri che hanno trial sperimentali. Se vede che il paziente non è eleggibile per quel trial che ha in casa nel suo centro, è ovvio che ha il dovere di attivarsi e di parlare con Torino, l'ematologia di Torino, l'ematologia di Bologna, l'ematologia di Roma per verificare se ci sono trial sperimentali utili per quel singolo paziente. Quindi questo è già qualcosa che noi tutti facciamo nei nostri centri. Vuole parlare qualcuno di voi, intervenire? Prego, Roberto. Cioè, tutti e due quesiti importanti che però vogliamo tranquillizzare che già... Effettivamente sia la professoressa Specchia che il nostro centro, che tutti gli altri centri collaborano anche in questa direzione. Tutti noi, quando abbiamo una situazione di quel tipo, cerchiamo di contattare i colleghi per chiedere informazioni su trial, nuove terapie, nuove possibilità. Ed è un dovere morale che noi ci poniamo tutti indistintamente per i nostri pazienti. Quando un paziente io non lo posso trattare, chiamo la professoressa, chiamo i colleghi di altre sedi, chiamo anche Milano, Torino, siamo tutti una rete ormai, siamo tutti vicini tra noi e collaboriamo da questo punto di vista. Quello è un dovere morale nostro che ci assumiamo. Parte del mieloma. A lei. Un paziente mi fu mandato per un trial che avevamo noi dal dottor Cascavilla da San Giovanni Rotondo, venne trattato da noi. Lo stesso dicasi da Brindisi, arrivò un paziente a noi perché avevamo in quel momento un trial attivo. E noi diciamo alle aziende, quindi ritornando al discorso dell'avvocato che giustamente faceva, alle company, noi come rete ematologica pugliese, come gruppo, non sa che facciamo, diciamo, è ovvio che tutti i trial sperimentali non potete estenderli ai 9-10 centri di ematologia, 11 che sono in Puglia. Basta che voi questo farmaco nuovo, questo trial, lo date a un centro della REP e il centro comunica agli altri colleghi che ha in casa questo protocollo. Voglio dire, è tutto un lavoro in progress e un lavoro che noi sentiamo come dovere etico nei confronti dei pazienti. Quindi dalla parte vostra ci deve essere questa tranquillità. Bene, io direi, andiamo un po' avanti, c'era un signore che voleva fare una domanda lì, giustamente diceva sulle malattie, cioè su quello che magari per tempo, per itrosia, non si ha il coraggio, il tempo di chiedere allo specialista ematologo. Siamo qui per questo, quindi domanda sulla malattia e c'è sicuramente uno specialista che vi risponde. Grazie, buongiorno, io sono Michele, scusate se prima ho detto, ho fatto una cosa, ma mi sembrava giusto riportare tutta la discussione su quello che ai pazienti interessa di più in questo momento. Io vorrei fare un paio di domande. La prima è, con tutti i medicinali usati in, come li chiamate voi, doppiette, triplette, eccetera, eccetera, viene utilizzato sempre il desametazone, cioè il cortisone. Il cortisone ha, dal mio punto di vista, visto che ho sta malattia, me l'hanno diagnosticata 19 anni fa e ci ho fatto di tutto, mi hanno fatto di tutto, ha degli effetti devastanti, nel vero senso della parola. Una persona imbottita di cortisone non si comporta più come una persona normale, né nella vita di tutti i giorni, né nei rapporti con gli altri, né guardandosi allo specchio. Avete mai pensato di poter sostituire questo farmaco con qualcosa di simile, che dia meno effetti? Questa è la prima domanda. La seconda, io sono arrivato da quello che mi dicono ormai al sesto livello, per cui i farmaci forse inizieranno fra un po' a scarseggiare. E sto assumendo questo farmaco che è il Kyprolis, da ormai un bel po' di tempo. Fra un po' il protocollo dice che deve essere terminato, per cui non si potrà andare più avanti. E anche se sono, grazie al cielo, in remissione completa, il farmaco viene sospeso il cortisone, viene sospeso tutto.
il che mi manda un pochino in crisi. Allora, cioè, che fare? Le domande... Come sarà il futuro? Rossini. Grazie. Certo. Dottor Rossini, prego, le domande sono due. Perché utilizziamo il desametazone e perché dobbiamo sospendere il Kyprolis? Allora, in merito al, diciamo, all'utilizzo, in merito all'utilizzo del desametasone... Alza la voce. Sì, in merito all'utilizzo del desametasone, noi clinici sappiamo benissimo quanto sia, tra virgolette, tossico questo farmaco, tant'è vero che sono ormai, è più di un decennio che ci sono degli studi che ci hanno consentito di ridurre drasticamente la dose del desametasone. E non solo, oserei dire che c'erano dei protocolli una ventina d'anni fa che veramente usavano dei dosaggi molto lontani da quelli che utilizziamo adesso, e il lavoro che la comunità scientifica internazionale fa per ridurre ulteriormente questo dosaggio è continuo, tant'è vero che in base all'età ci sono dei moniti molto attenti perché si riduca la dose, insomma. Tuttavia l'utilizzo del desametasone in associazione a molte delle terapie che noi adesso abbiamo disponibili è a volte indispensabile per mitigare anche i possibili effetti collaterali che impedirebbero di proseguire quelle specifiche terapie, in particolare le immunoterapie. Non so se i miei colleghi sono d'accordo. Per cui anche a dosi pur minime bisognerebbe comunque farne uso. È vero anche che più aumenta la possibilità terapeutica e quindi di prolungare le terapie disponibili, la dose cumulativa degli steroidi aumenta, ed è questo probabilmente il vero problema. Ma un farmaco come il cortisone, così detto in generale, perché poi ce ne sono diverse classi, è difficilmente eliminabile del tutto. Il clinico, in base alle patologie, le comorbidità, diciamo noi, cioè in base alle patologie associate al mieloma di quello specifico paziente, riduce ulteriormente le dosi per cercare di farle sopportare meglio le terapie del mieloma. Tuttavia toglierlo completamente, credo che questa sia una cosa ben difficile, non so se i miei colleghi siamo dello stesso parere. Rarissimo. In merito alla possibilità del, diciamo, alla interruzione del KRD, beh, in quanto tale forse sì, ma il KD si può continuare dopo i 18 cicli, in una sorta di mantenimento, e questo è sempre a discrezione del clinico, insomma. Ecco. Soddisfatto la risposta? Sì. Ci sono altre domande? Sì, io. C'è il signore lì. Prova. Antonio, sono una decina di anni che sono affetto dal mieloma. Come devo dire, sono forse un paziente un po' fortunato, perché di effetti collaterali, al di là di qualcosina che mi turba ogni tanto, non vedo altre difficoltà, insomma. Però vorrei fare una domanda molto chiara, che da qualche tempo, fuori dell'ambito, diciamo, della malattia, qualche altro medico mi disse che dopo una decina di anni il mieloma si trasforma in leucemia. Sorridiamo, perché fra due mesi sono 10 anni, e quindi vorrei capire, in effetti, se questo punto interrogativo è qualcosa di serio, oppure qualche vostro collega avrà detto sicuramente qualche, non so come definirla, insomma. Sì, adesso le rispondiamo. C'è la dottoressa Rizzi. Può stare tranquillo, perché la leucemizzazione è una possibilità che può verificarsi nel corso di questa malattia, ma non ci sono assolutamente delle regole temporali o delle regole
che possano essere in qualche modo applicate. Quindi 10 anni non significano nulla. Molti pazienti non presentano assolutamente questa evoluzione. Quindi c'è stato forse un malinteso, e comunque è un qualcosa che lei ha ascoltato 10 anni fa o che ha compreso in questa forma 10 anni fa, ma può stare assolutamente tranquillo. Bene, andiamo avanti, c'è la signora lì in fondo che... Sì, salve. Allora, io non sono una paziente, ma sono un familiare, in quanto parlo anche a nome di mia mamma. I miei quesiti sono due, sono molto semplici, perché comunque, a differenza di altri pazienti che abbiamo sentito, noi siamo entrati in questo percorso da poco, quindi da circa 6 mesi, 5-6 mesi. E quindi sono due domande molto chiare e semplici, da ignoranti, insomma, della materia. Siccome mia mamma è stata diagnosticata amiloidosi, quindi poi io ovviamente mi sono messa... Abbiamo alla ricerca anche di quella che è un po' la storia di questa malattia. Quindi la prima domanda è: qual è la differenza molto chiara tra amiloidosi e mieloma? E poi la seconda domanda è: mia mamma, come diciamo effetti collaterali, insomma come effetti secondari, ha riscontrato una insufficienza renale, quindi è andata subito abbastanza repentinamente in dialisi, e una neuropatia che è partita ad ora si è arrestata solo agli arti inferiori, quindi è una zona periferica. E lei si chiede, quindi noi ci chiediamo, se questo tipo di problema poi tende a diffondersi ad altre parti del corpo, o se invece poi rimane confinato alle zone periferiche. Ok, c'è il dottor Mann. C'è allora, il nefrologo subito pronto a dare tutte se avete notato, scusi prima di rispondere, quanto è stata bella la frase, noi siamo entrati in terapia, noi abbiamo cominciato, la malattia non era solo della mamma ma è anche della famiglia. Sì, è verissimo. Beh, per quanto riguarda l'amiloidosi, ci sono vari tipi di amiloidosi, una di queste forme è quella secondaria al mieloma, quindi ci sono forme primitive, forme secondarie al mieloma, poi ci sono altre forme genetiche. La particolarità di questa malattia è che questa sostanza, che si deposita un po' in tutti gli organi, cuore, cervello, si deposita prevalentemente, preferibilmente nel rene, dove determina una progressione del danno renale che porta prima o poi alla dialisi, a meno che non si facciano delle terapie efficaci per risolvere il problema a monte. Per quanto riguarda la amiloidosi secondaria al mieloma, diciamo che la terapia è quella del mieloma, cioè se la malattia risponde bene, la malattia mielomatosa risponde bene, anche l'insufficienza renale tende a rimanere stabilizzata o a progredire molto lentamente. Per fortuna, a differenza di altri organi che quando la loro funzione si azzera, abbiamo la possibilità di sottoporre il paziente a trattamento dialitico, e questo diciamo ci salva perlomeno la vita, se non proprio la qualità di vita, perché ovviamente sottoporsi a sedute emodialitiche 3-4 volte alla settimana è sempre uno stress sia per la paziente che ovviamente per i familiari. Non so se ho risposto o ho bisogno di qualche altra spiegazione. Sulla neuropatia. Sulla neuropatia c'è... Sulla neuropatia, perché come ho detto prima si deposita a vari livelli, si deposita l'amiloide a livello cardiaco, a livello neurologico, a livello intestinale, si deposita un po' dappertutto, quindi determina una disfunzione degli organi interessati. Come ho detto prima, uno degli organi principali è il rene, questo si capisce perché sua madre è andata in insufficienza renale e ha avuto bisogno della terapia dialitica. Ok, se... Quello dipende dal tipo di amiloide, se è una di quelle forme di amiloidosi che sono sensibili alla terapia, dipende dalla forma di amiloide, perché ci sono vari tipi di amiloide appunto, e quindi dipende se sono quelli suscettibili di terapie che possono bloccare l'evoluzione. Ok, altre domande? Sì, c'è un signore. Io volevo approfittare del microfono, ma non so se c'era una domanda, forse no, un'altra nota che volevo fare. Ho sentito parlare di MGAS,
cioè di malattia, di gammopatia monoclonale di incerto significato. Noi da tempo abbiamo cominciato con i nostri colleghi ematologi del Policlinico, sia la professoressa Specchia, sia l'equipe del professor ex Damacco, Re Silvestris. Professor Silvestris. Bacca. Ah, Bacca, scusa. E abbiamo cominciato questa collaborazione per quanto riguarda le gammopatie monoclonali di incerto significato. Purtroppo una certa percentuale di questi pazienti sviluppano un danno renale che può essere lieve ma può essere anche grave, come appunto l'amiloidosi. E quindi abbiamo proposto di cambiare, quando c'è un danno renale, di cambiare il nome di malattia gammopatia monoclonale di significato renale. E quindi ci siamo attrezzati insieme a loro per curare queste patologie, curare anche indipendentemente dal fatto che dal punto di vista ematologico la malattia è di incerto significato. E quindi se vogliamo evitare che questi pazienti vadano in insufficienza renale, quindi abbiano bisogno della dialisi, dovremmo cominciare a curarli precocemente, proprio perché c'è il danno renale. Ci sono altri? Sì, prego, signore. Buongiorno a tutti, sono Vincenzo. Probabilmente noterete che sono un po' al di fuori della media che aveva detto prima la dottoressa Capalbo per quanto riguarda pazienti affetti da questa malattia. Sono 2 anni, insomma, che mi hanno diagnosticato il mieloma. In questi 2 anni ho fatto l'autotrapianto, adesso sono fortunatamente in una situazione di remissione e spero, insomma, che duri il più a lungo possibile, ma mi rendo conto che questa è una situazione un po' particolare. Forse altre persone che sono qui hanno vissuto già da più tempo rispetto al mio la malattia, quindi sono già in una situazione probabilmente diversa dalla mia. La prima cosa che volevo fare, 2 minuti, volevo mettere in evidenza una cosa. Innanzitutto volevo ringraziare tutti i medici, gli ematologi in particolare, italiani in primo luogo, perché penso che forse la scuola italiana sia una delle migliori, come poi è stato evidenziato dalla figura del professor Mandelli. E quindi i passi avanti che i ricercatori, che i medici stanno facendo in questa direzione, spero che continuino sotto una spinta di collaborazione e di consapevolezza che voi medici, voi ematologi avete la nostra vita nelle vostre mani, e quindi questa cosa deve essere da stimolo per evitare eventualmente situazioni, come diceva prima l'avvocato Riccardi, che di tipo economico o di tipo anche dualistico, che si possano presentare nella definizione delle varie procedure, dei vari protocolli, delle varie fasi da sviluppare, insomma, durante la cura della malattia e il seguire il paziente passo passo. Prima dicevate giustamente che era un discorso che vale un po' in tutta Italia, i protocolli sono generalizzati. Io sono uno di quelli che, come si diceva prima, c'era un'emigrazione, no, verso altri lidi. Io, quando mi è stata diagnosticata la malattia, purtroppo non ho avuto in quel momento, insomma, ovviamente, come penso sia accaduto per tutti quanti, insomma, il mondo crolla addosso. Non ho avuto sostegno in quel momento, forse non l'ho cercato, non lo so, però mi sono affidato un po' così all'intuito, e come molti, insomma, siamo andati a cercare fortuna come emigranti sanitari verso altre regioni. Però ho avuto un riscontro su questa cosa, e là dove sono andato, in particolare mi sono recato a Pavia, alla clinica di Pavia, dal dottor Corso, il professor Corso, che mi ha fatto mi ha confermato quella che è poi praticamente una diagnosi. Però giustamente, ecco, come era stato detto prima, il dialogo con il paziente, il saper parlare con il paziente, soprattutto nella fase iniziale della malattia, quando uno viene a conoscenza del problema, è importantissimo, perché il dottore mi ha saputo
diciamo, tranquillizzare, mi ha saputo dare speranza, mi ha detto, ricordo benissimo la frase che mi ha detto adesso fai finta che sei su un sentiero di montagna, devi fare un passo avanti all'altro, il sentiero è stretto, però mettendo un piede davanti all'altro seguirai il sentiero e devi andare avanti per la tua strada, non guardarti indietro, non guardarti intorno e vai dritto verso la tua meta. E poi mi ha suggerito un'altra cosa, mi ha detto che potevo benissimo rivolgermi a Bari per eseguire i protocolli e terapie, perché la scuola di Bari, degli ematologi di Bari, di ematologi di Bari, era molto valida, rappresentata appunto dai capostipite che abbiamo sentito citati in precedenza, e mi sono rivolto poi quindi a questo punto è doveroso, insomma, anche un ringraziamento al dottor Ria che mi ha seguito e mi segue in questo percorso, perché ho trovato, a differenza, forse la signora che è intervenuta prima diceva che non c'erano i tempi, non c'era la possibilità di dialogare con il medico, vabbè, io forse sarò un'eccezione, però evidentemente invece ho avuto un contatto con il dottor Ria molto diretto, molto personale, e soprattutto ho avuto molta fiducia perché ha saputo ben guidare la mia nella direzione giusta, diciamo, le mie scelte, e quindi e soprattutto poi ringrazio anche il reparto di ematologia del Giovanni Paolo II del dottor Guarini, al quale ho fatto l'autotrapianto nella loro sede, e anche loro una unità molto attiva, molto operativa, molto valida, e quindi vuol dire che anche in Puglia, e soprattutto in Puglia, forse abbiamo delle speranze valide dei medici che ci seguono. Quindi mi auguro che la vostra collaborazione, il vostro percorso sia appunto nel nostro interesse e nella cura della nostra persona. Fatto questo, vorrei fare le due domande, diciamo, che mi sono poste. Due domande molto veloci. La prima, si è parlata di una del fatto di fare un proseguimento della cura, quindi durante il follow up, per consolidare gli effetti dell'autotrapianto. E volevo capire se c'erano delle evoluzioni in questo senso, se è consigliabile o no, o in quali casi è consigliabile eventualmente consolidare la terapia dopo l'autotrapianto. E poi volevo parlare anche dei danni ossei che naturalmente la nostra malattia ci procura, e quindi quali possono essere, quali sono eventualmente le indicazioni e le strade da seguire nel follow up successivo per mitigare, per, diciamo, cercare di recuperare almeno parzialmente i danni che questa malattia ci ha procurato. Grazie. Allora, i colleghi che non hanno parlato proprio, c'è il mantenimento post trapianto autologo e poi sulla malattia ossea nel mieloma. Quindi no, il ruolo del mantenimento della terapia post trapianto autologo. Consolidamento e mantenimento. Allora, premesso che ancora attualmente non vi sono delle evidenze certe, diciamo che lo stato dell'arte, basandosi sui vecchi protocolli, che sono ancora quelli che utilizziamo, mostrano che comunque un consolidamento post trapianto, in particolare se si sono fatti 4 cicli di trattamento, che sono gli standard che normalmente facciamo pre-trapianto, altri 2 cicli di consolidamento, possono migliorare la profondità della risposta, e questo è dimostrato. Non è dimostrato che possono migliorare la sopravvivenza, ma la profondità della risposta può essere migliorata. Noi a Foggia, come nostra politica, lo facciamo sempre il consolidamento. Per quanto riguarda il mantenimento, fino a qualche anno fa l'unico mantenimento, e credo che sia il caso suo perché si è fatto il trapianto 2 anni fa, l'unico mantenimento autorizzato è quello con la talidomide, mantenimento che i risultati erano un po' discordanti, nel senso che alcuni trial, cioè alcuni studi dimostravano una certa efficacia, altri non la dimostravano.
Noi l'abbiamo fatto sempre il mantenimento, o almeno cercavamo di fare il mantenimento con talidomide. Naturalmente, come diceva anche prima un altro signore, questi farmaci hanno anche degli effetti collaterali, naturalmente in base alla tolleranza del paziente. Se il paziente riusciva a tollerare, andava avanti. Abbiamo ancora adesso dei pazienti da 7, 8, uno anche 10 anni che sta mantenendo il mantenimento con talidomide, mantiene la risposta perché la tollera. Negli ultimi mesi abbiamo avuto l'indicazione invece al mantenimento con la lenalidomide, con Revlimid. E attualmente le evidenze scientifiche mostrano che comunque il mantenimento con Revlimid può migliorare la sopravvivenza libera da malattia, cioè il periodo in cui il paziente non avrà progressione di malattia, e in parte anche la sopravvivenza. Quindi attualmente le linee guida, che però ripeto non sono oro colato, mostrano che un mantenimento con la lenalidomide può migliorare il futuro, ecco, l'outcome, come diciamo noi, del paziente. Per quanto riguarda la malattia ossea va di pari passo alla cura della malattia sistemica. Naturalmente se uno risponde bene al trattamento sistemico, probabilmente risponderà anche meglio, anche bene alla malattia ossea. Esiste però un trattamento, come vi ha fatto vedere anche la dottoressa Capalbo, specifico, che è quello con i bifosfonati, con l'acido zoledronico. È un trattamento che ha migliora sia dal punto di vista della sintomatologia, ma anche nel bloccare in un certo senso l'evoluzione della malattia ossea. È un trattamento che credo che quasi tutti quanti noi associamo al trattamento tradizionale, si tratta di un'infusione al mese. Il problema del trattamento con questi farmaci è la durata e soprattutto, prima qualcuno parlava, ecco, ci vorrebbe anche l'odontoiatra, fare una buona valutazione odontoiatrica prima di iniziare il trattamento, perché se durante il periodo di trattamento c'è qualche intervento a livello odontoiatrico, ci potrebbero essere delle osteonecrosi della mandibola, quindi è importante fare una valutazione prima, fare una bonifica del cavo orale, mantenere durante il periodo di trattamento una buona igiene del cavo orale. Sulla durata di questo trattamento non vi è un limite fisso, però si è visto che con l'aumentare della durata aumenta il rischio di osteonecrosi della mandibola, quindi noi ci manteniamo su 1-2 anni di trattamento, poi tendiamo a sospendere, e niente vieta però che dopo 1 anno, 2, 3 si possa riprendere il trattamento. Noi lo facciamo, quindi sono due trattamenti che vanno di pari passo e che aiutano la malattia ossea. Volevo sempre per la malattia ossea, poi abbiamo qui il collega, il dottor Piombino, radioterapista, che, col quale collaboriamo costantemente proprio nella gestione della malattia ossea, e darei a lui un attimo la parola per quanto riguarda le indicazioni, in particolare qual è il paziente, diciamo, candidato alla radioterapia. Quindi darei la parola a lui. Sì, grazie. Sì, a volte voi sapete bene, speriamo sempre di meno, che le situazioni ossee vanno avanti. Naturalmente non avete bisogno di nessuno per constatare che gli occhi dei vostri ematologi sono costantemente puntati sull'osso. Qualche volta, diciamo così, le situazioni ossee vanno avanti e in questo caso subentra, speriamo sempre più raramente, la radioterapia. La radioterapia sapete che cos'è, ci occupiamo di rimediare o contenere determinate situazioni dell'osso. Registro, facendo radioterapia ormai da quasi 30 anni, che il ricorso a radioterapia è do merito agli ematologi con i quali lavoriamo tutti i giorni, e nel campo dei mielomi è sempre più rara, questo attesta le efficacie sempre maggiori delle terapie. Tuttavia ogni tanto, diciamo settimanalmente, noi qualche mieloma lo riceviamo. Qual è l'indicazione della radioterapia nella situazione di mieloma osseo? Innanzitutto, in generale, noi entriamo o nel mieloma o come terapia antidolorifica per contenere una situazione di dolore, di contenimento. La radioterapia è eccezionalmente efficace
nel ridurre o sopprimere la situazione di dolore di questi pazienti, nello stoppare spesso la progressione della lesione mielomatosa. Un'altra indicazione fondamentale, perché voi sapete bene e ormai avete stratificato che qual è l'azione sulla sede ossea del mieloma, è chiaro che un osso che ha una progressione di malattia è, se le cose procedono, candidato a poter fare una frattura patologica. La radioterapia ha la funzione in determinate situazioni di prevenire le fratture patologiche. Quando quindi i vostri ematologi fanno la vostra visita di controllo, fanno il bilancio, se anche vi fosse una situazione di diffusa, speriamo mai, interessamento osseo di una certa portata, e se ritengono che qualche immagine, una sedi o più sedi, sono effettivamente a rischio di situazioni di questo tipo, immediatamente ci contattano, come diceva la dottoressa Curcio, e noi immediatamente, il più presto possibile, subentriamo per cercare di mettere, tra virgolette, sotto protezione quel distretto osseo, proprio per proteggerlo e scongiurare, ridurre la probabilità che vada incontro a frattura patologica, oltre che nel caso che il paziente abbia dolore. E ripeto, portate con voi il messaggio che la radioterapia davvero è eccezionalmente attiva contro il dolore. Giusto perché ho l'occasione di dire due parole, segnalo telegraficamente che la radioterapia serve ancora di più quando la malattia mielomatosa non è diffusa, ma quando è unica, il plasmocitoma solitario. Noi nella malattia diffusa ossea ci comportiamo, senza scendere in tecnicismi, con determinate dosi, frazioni normali, ed eroghiamo una dose totale di radiazioni di solito di 30-36 gray. Ma se la malattia dovesse essere sede unica, plasmocitoma solitario, poiché possiamo avere anche una capacità eradicante, l'escalation di dose ha dimostrato che la radioterapia può, nella rara ipotesi che si sia di fronte a una malattia unica, che poi tanto rara non è, perché le statistiche ultime dicono che siamo vicini al 10%, mi correggano gli ematologi se sbaglio, salire dai 36 gray della 30-36 gray del contenimento osseo per motivi antalgici a, come dice l'ASTRO, l'American Society of Radiation Therapy Oncology, 46 gray, porta spesso a eradicazione della malattia unica. Per completare il quadro radioterapico, poiché ghiotta è l'occasione, segnalo che anche nella mieloma extramidollare, che di solito, che spesso interessa il distretto testacollo, la radioterapia ha un ruolo. Se la malattia extramidollare è a sede unica, noi possiamo avere la stessa identica azione eradicante, quindi lo stesso target, lo stesso obiettivo, ahimè anche questa volta in escalation di dose, quindi sempre garantendo una dose frazione tipica dei tumori ematologici, quindi bassa, normale, non ipofrazionando la dose, arriviamo a 46 gray e ci giochiamo, e come, nelle localizzazioni solitarie, l'eradicazione della malattia. C'è anche il collega ortopedico, se vuole aggiungere qualcosa riguardo all'impatto fondamentale. Ricordiamo spesso. Sì, infatti, l'ortopedico non infrequentemente viene coinvolto nel trattamento di queste patologie, ma qual è la funzione dell'ortopedico? La funzione dell'ortopedico, prima di tutto, è quella di preservare la funzione del segmento osseo affetto dalla malattia. La malattia aggredisce l'osso gradualmente, inizialmente in maniera magari impercettibile o comunque non raggiunge un grado di coinvolgimento tale da lesionarlo in quella che appunto è la sua funzione, ma man mano che la malattia va avanti, purtroppo molto spesso si possono verificare, ecco, come anticipavano i colleghi, delle fratture che si chiamano patologiche. Ovviamente prima di arrivare alla frattura patologica c'è uno stadio che si chiama frattura imminente o impending fracture, utilizzando il termine inglese. L'ortopedico può intervenire, meglio, dovrebbe intervenire prima che l'osso si fratturi, perché una volta che l'osso si è fratturato il problema diventa un pochino più complesso.
per cui nel momento in cui i colleghi ci inviano dei pazienti con delle lesioni abbastanza importanti che noi giudichiamo a rischio imminente di frattura e che non si possono avvalere per esempio appunto della radioterapia, interveniamo trattandoli come se in realtà, tecnicamente questo, come se in realtà ci fosse già una frattura. E quindi per quanto riguarda le ossa lunghe, quindi il femore, la tibia, l'omero, utilizziamo dei chiodi endomidollari che vanno a bloccare l'osso. Dopodiché può tornare in gioco, può entrare in gioco il radioterapista per, ecco, io uso un termine facile, per bruciare un po' la lesione. Ovviamente gli interventi di tipo chirurgico possono essere anche molto più complessi, ma tante altre volte, e se parliamo a questo punto di rachide, quindi di colonna vertebrale, di corpi vertebrali, tante volte sono coinvolti appunto i corpi vertebrali. Che cosa si può fare in questo caso? Si può sempre diciamo intervenire in prevenzione con l'utilizzo di ortesi, quindi con dei busti che da una parte sostengono la colonna vertebrale, dall'altra aiutano un po' a togliere il dolore. In alcuni casi poi in particolare ci sono delle tecniche chirurgiche mini invasive che permettono in associazione prima, dopo, a seconda rispetto alla radioterapia, di anche lì uso il termine di bruciare la lesione e poi riempire la vertebra con un materiale sintetico che noi chiamiamo cemento, ma che in realtà non è proprio cemento, e che permette di appunto di ridare l'altezza più o meno giusta e il giusto sostegno alla vertebra malata. Quindi diciamo più che altro il concetto è questo: l'ortopedico dovrebbe cercare di entrare in gioco piuttosto in prevenzione più che nel trattamento della frattura. Non è facile individuare il momento giusto, perché molte volte, e non è infrequente, la professoressa, ma anche tutti i colleghi me lo possono confermare, molte volte la frattura è il primo segno che ci porta alla diagnosi di malattia. Per cui sì, facciamo, è bello dire facciamo prevenzione, no? Cioè, cerchiamo di evitare, però non sempre è possibile farlo prima. La cosa sulla quale io magari mi raccomando è quella di non sottovalutare mai le lesioni ossee, per non avere problemi più grandi dopo. C'è l'ultima domanda. C'è il dottor Piombino che voleva intervenire. Sempre telegraficamente, sempre per darvi, per approfittare dell'appuntamento, per darvi una visione complessiva. Come diceva il collega, consolidato l'osso nelle rare ipotesi che il paziente sia allora arrivato con un danno grosso, una volta posto chiodo midollare o consolidato, come loro decidono, il distretto, il paziente deve essere irradiato, perché se non si facesse più niente si lascerebbe, diciamo, proliferare, e quindi il completamento radioterapico è mandatorio. 1, 2, vertebre, ha fatto cenno il collega, è chiaro che rispetto ad altri distretti, poiché l'impalcatura vera del corpo è rappresentata dal rachide, loro occhio va sempre sull'osso, ma sulla colonna vertebrale ancora di più. Quindi diciamo che noi interveniamo statisticamente sulle vertebre più che su altri distretti, e ogni qualvolta c'è una situazione, diciamo così, critica, il paziente arriva in radioterapia. Per scongiurare che cosa? Che il paziente poi arrivi sempre in radioterapia in una situazione diversa, ben più rara, grazie a Dio, sempre più rara, in una situazione di compressione midollare, che è un'urgenza radioterapica vera, è una delle due urgenze radioterapiche vere, l'altra non riguarda i mieloni ed è la situazione mediastinica, e in quel caso il paziente deve essere sottoposto a radioterapia in urgenza, perché vi è la possibilità che vi sia un danno midollare importante, quindi con tanto di deficit neurologico. In questo caso noi siamo organizzati per ricevere in urgenza il paziente, fargli tac di centraggio, simulazione virtuale, ricostruzione tridimensionale, contornazione dei volumi target, piani di trattamento medici e fisici, ed erogare l'inizio trattamento in urgenza, spesso entro 24-48 ore. Ok, c'era un'altra. Sì, velocissimamente, domanda? Mi riconduco sempre al discorso osseo. E a seguito la domanda, a seguito del ciclo completo di Zometa, quindi 24 mesi, una situazione, diciamo,
risolta al 90% del discorso osseo e con uno stato della malattia di remissione o di assenza di valore quantificabile della malattia, la fragilità delle ossa rimane? Dottor Polimeno, non ha... Giuseppe. Noi parliamo di una malattia che ha come... Sì, parliamo di una malattia che ha come organo bersaglio l'osso. Se facciamo un passo indietro, è come se fisiologicamente noi avessimo due squadre di intervento che permettono all'osso di rimanere sempre nella sua integrità e nella sua funzionalità. Una prima squadra toglie un po' tutto quello che si è invecchiato, una seconda squadra ripristina la situazione iniziale. La caratteristica del mieloma è che queste due squadre non vanno più d'accordo e che funziona soltanto uno a scapito dell'altro. Quindi questo è il motivo per cui alla fine il danno osseo nel mieloma può creare dei problemi che abbiamo sentito. Quello che prospettava lei mi sembra una situazione fra virgolette ideale, perché stiamo parlando di una malattia che sembra non esserci più, di un ciclo di cosiddetta prevenzione a livello osseo che è stato completato e che è una situazione in cui credo un po' tutti rimaniamo ad osservare attentamente quello che succede. Dire che quell'osso è paragonabile a un osso normale è un pochino ottimistico, però, perché si sa bene che le lesioni ossee che si creano nel momento in cui si ha una diagnosi di mieloma, soprattutto se di tipo avanzato, difficilmente scompaiono completamente, possono essere ridimensionate, ma difficilmente scompaiono. È evidente che un osso in cui c'è una lesione, anche se piccola, non può essere paragonato a un osso che non ha mai avuto un quindi problema. Permane la fragilità, sì. E quindi prevenzione e attenzione comunque nello svolgimento delle attività quotidiane. Assolutamente sì. Grazie mille. C'è altre domande? Uno dei punti fondamentali mi è sembrato comunque il rapporto medico-paziente, quindi volevo approfittare della presenza di alcuni colleghi e poi anche come si comportano loro, come potremmo migliorare questo rapporto che è delicatissimo in questo nostro lavoro. Giuseppe, puoi passare a loro? Allora, sicuramente la comunicazione medico-paziente è parte integrante della presa in carico, come si è detto precedentemente. Perché parte integrante? Perché, come è stato anche riferito nei primi interventi, la conoscenza di che cosa è la malattia e soprattutto delle conseguenze degli interventi e dei trattamenti per combattere la malattia permette al paziente di responsabilizzarsi rispetto a tutto il percorso, perché il paziente non è ovviamente è un protagonista di questo, è il primo protagonista, e sapere che cosa sta provando e sapere che cosa succederà gli permette di raggiungere quella consapevolezza che lo porterà a vivere la malattia anche in maniera più, come ho detto prima, responsabile. È molto importante questo, parlavamo prima anche rispetto alla qualità di vita, almeno all'inizio abbiamo parlato di questo. La qualità di vita è fatta di una serie coinvolge una serie di aspetti psicologici che non devono essere assolutamente sottovalutati. Quando parliamo di aspetti psicologici non parliamo solo di emozioni, ma parliamo anche di funzioni cognitive. Spesso e volentieri quando si è affetti, abbiamo fatto anche uno studio grazie all'AILE con la professoressa Specchia nell'unità operativa, in cui abbiamo seguito uno studio pilota, abbiamo seguito alcuni pazienti dalla comunicazione della diagnosi all'inizio del trattamento, li abbiamo seguiti attraverso dei test neuropsicologici che permettevano di andare a valutare l'attenzione, la memoria, perché spesso e volentieri si avverte una diminuzione di queste funzioni. È stato detto prima, quando effettivamente si è meno concentrati, si è meno attenti, ci si dimentica di determinate cose. E quindi valutare questi aspetti perché è molto importante? Perché quando noi dimentichiamo, quando noi non riusciamo a essere concentrati, abbiamo la sensazione di funzionare meno. Quali risultati oggi abbiamo di questi studi? C'è un primo filone di ricerca che ha dimostrato che c'è un'associazione fra l'utilizzo di chemioterapici e il declino di queste funzioni cognitive.
Un altro però filone di ricerca molto nuovo non ha trovato questa associazione, così come non l'abbiamo trovata noi in questo studio pilota. Quindi, a dimostrazione del fatto che l'esistenza di quello che veniva chiamato il chemobrain, il cervello chemioterapico, non sempre è vera. Questo è uno studio, questi studi sono abbastanza confortanti perché ci portano a dire che gli effetti della chemioterapia non necessariamente vanno a intaccare delle funzioni cognitive importantissime per la qualità di vita. Quando vengono intaccate è perché fungono da, noi li chiamiamo i mediatori, altri aspetti psicologici come le funzioni emotive. Quando la diagnosi di questo tipo di diagnosi, ovviamente una diagnosi che va a impattare le emozioni e che provoca una serie di emozioni molto negative, come la tristezza, la rabbia, l'ansia, la paura. E molte volte quando noi troviamo queste emozioni funzioniamo meno dal punto di vista psicologico. Quando noi siamo pervasi dalle emozioni negative non riusciamo a essere concentrati e attenti. Per questo è molto importante la presa in carico anche psicologica, il sostegno psicologico per aiutarci e aiutare ad accettare e ad elaborare la malattia affinché essa non vada a determinare degli effetti negativi e cerchi di arginare quella pervasività che intacca la nostra qualità di vita. Bene, ci sono altre domande? C'è una signora? Sì. Sì, buongiorno a tutti. Sono Grazia e sono la moglie di un paziente che da un anno e mezzo circa è entrato tristemente in questa statistica del mieloma, e a supporto anche della testimonianza precedente, ecco, voglio parlare a nome dei familiari, considerando anche il fattore emotivo. Mentre sono qui, mio marito viene dimesso da un secondo autotrapianto, è un grazie veramente grazie, quindi lo abbraccerò stasera dopo un mese, ma sono qui per lui, per imparare, per conoscere. Naturalmente io mi ritrovo pienamente nella testimonianza che ha letto la professoressa Specchia, perché in effetti anche da pochissimo tempo noi tutti ci ritroviamo in questa bellissima testimonianza. E quello che in effetti è importante dire, che quando si entra in questo mondo tutta la famiglia veramente ne viene coinvolta, quindi tutti possono confermare questo, e a livello anche professionale, lavorativo, tutto scema, tutto cambia. Ecco, io già so che da domani inizia un iter diverso nella nostra vita, nel senso che si seguiranno altri scenari. Nel momento in cui mio marito un mese fa è entrato in questo isolamento, aveva già superato il primo autotrapianto con successo e aveva, diciamo, quasi raggiunto un tipo di vita quasi normale. Adesso già so che psicologicamente per riprendere sarà molto difficile. È entrato in questo secondo step con problemi di neuropatia abbastanza evidenti. Quello che mi preoccupa e chiedo, perché questo è stato l'effetto collaterale più evidente, quello che, di cui ho timore, questa neuropatia già da ora, voglio dire, sarà progressiva, è un effetto che tende a progredire, perché in effetti temo questo, oltre alla consapevolezza che oggi, credetemi, con tutte queste testimonianze, chi è all'incipit di questa esperienza è la consapevolezza di avere una grande pazienza. Quindi dobbiamo solamente noi familiari veramente rivestirci di questa grande dote, perché dobbiamo dare forza, ma noi la forza chi la dà, perché dobbiamo sostenere, ma noi dobbiamo autosostenerci veramente, perché è una malattia che richiede tempo, anche le cure. Ecco, la paura e la speranza di cui parlava la dottoressa prima, io sinceramente oggi ho un intreccio di paura ma di piena speranza, perché l'ematologia di Bari mi ha dato veramente il secondo habitat, perché venire qua tutte le volte ci si inventa anche un modo per vivere il tempo, chi scrive, chi legge, chi fa, cioè si discute, ecco, una seconda vita. Però con questo volevo sapere cosa mi aspetta, se questa neuropatia, la domanda è proprio questa, la neuropatia che tanto teme, dà fastidio a mio marito, è una cosa, perché lui era un grande camminatore,
quindi amava fare footing, amava veramente l'aria aperta, e adesso si sente un anziano di 80 anni, e poi ci sono ottantenni veramente tanto efficaci. Grazie, vorrei sapere solo questo. Grazie. Brava. Bene. Allora, io la volevo rassicurare, lei si farà portavoce verso suo marito, che tanto poi incontrerò a breve. La neuropatia non progredirà, anche perché parlavamo anche prima del consolidamento che prevede l'utilizzo di farmaci che lui ha fatto, il signor Giuseppe ha fatto prima della terapia, che probabilmente sono stati la causa di questa neuropatia. Quindi verosimilmente ecco che i protocolli, le terapie sì, sono standard, ci sono linee guida, ma vanno poi personalizzati, quindi verosimilmente lui non rifarà quella terapia. Non progredirà però la risoluzione molto molto lenta, questo non lo possiamo negare, è un prezzo per lui molto importante, immagino invalidante, però che... qualche volta sì, bisogna in qualche modo pagare, però non è assolutamente progressiva, è lenta, la risoluzione è lenta, e valuteremo questo aspetto proprio per stabilire il prosieguo poi del programma terapeutico. E grazie delle belle parole ovviamente a lei. Un aspetto soltanto che dalla parte del paziente sia fondamentale, importantissimo, perché impatta sulla qualità di vita, è il dolore. E quindi volevo chiedere alla dottoressa Miccoli se ci poteva dire qualcosa sulla gestione del dolore nel paziente affetto da mieloma. Sì, per quanto riguarda in particolare diciamo il dolore che può essere legato alla malattia ossea. Il microfono. Alle localizzazioni ossee di malattia, oppure il dolore neuropatico come in questo caso, che si presenta in, diciamo, nella gran parte in realtà dei pazienti, ma che riusciamo ultimamente dal passaggio soprattutto alla terapia col passaggio alla terapia sottocute a gestire meglio, si presenta più raramente, e ci avvaliamo ovviamente della collaborazione dei terapisti del dolore per quei casi più importanti e invalidanti. Per il resto anche la riduzione del dosaggio, oppure il dilazionamento, sospensione temporanea della terapia, permettono anche di recuperare in alcuni casi e di poter poi riprendere tranquillamente con la terapia. Devo dire che non abbiamo grossi problemi, riusciamo a gestirlo tranquillamente. Nessuno ha parlato il della mieloma recidiva. Dipende, diventa sempre più una patologia di gestione multidisciplinare. Altre domande? Non abbiamo per nulla parlato della ricaduta, delle ricadute. Cioè, voglio dire, è giusto, abbiamo parlato della diagnosi, abbiamo parlato del programma terapeutico, però vorrei che qualcuno di voi, non so, dottoressa Rizzi, dottor Ria, professor Ria, delle ricadute della malattia. Allora, eliminiamo. No, ci sono le cure. No, volevo semplicemente completare quello che aveva detto la collega, e poi cedo perché non è campo mio quest'ultima cosa. Volevo completare che quella che è stata i presidi di cui parlava la dottoressa sono davvero extrema ratio, e grazie a Dio si arriva a tutto ciò assai raramente, perché quello che dovete portare con voi è che nella malaugurata ipotesi che si arriverà o che si arrivasse un domani in una rara situazione di dolore, la radioterapia è attiva assai. Noi riceviamo pazienti che arrivano messi malissimo e che se ne vanno senza dolore o che se ne vanno con un residuo di dolore. Quindi sentitevi, sperando che non accada mai, tranquilli. Bene. La recidiva, allora. Chi vuole affrontare il... Allora, la recidiva è un argomento molto importante. La professoressa ha già detto una bella parola: ci sono le cure. Negli ultimi anni, nell'ultimo anno praticamente, si è aperto un mondo nuovo, nel senso che se fino a 2-3 anni fa avevamo uno o due farmaci massimo in cura, più le cure palliative, adesso abbiamo tanti farmaci. Abbiamo gli anticorpi monoclonali, che prima non avevamo, che adesso possiamo utilizzare già nella prima ricaduta.
gli anticorpi monoclonali in associazione ad altri farmaci, farmaci che si usano anche in prima linea come il Revlimid o come il Velcade. Abbiamo la possibilità, e questa è una cosa molto importante, di modulare adesso la, la terapia in base al paziente e alla terapia precedente. Nel senso che se, alcuni, se il paziente ha fatto una determinata classe di farmaci, in ricaduta può usare l'altra classe di farmaci e viceversa. Quindi, mentre prima la ricaduta la vedevamo come un evento chiaramente brutto, non è che adesso facciamo i salti di gioia se uno ricade, ma lo vedevamo come un momento in cui diciamo vabbè, utilizziamo questo farmaco e poi il Padre Eterno vede che cosa dobbiamo fare. Adesso abbiamo delle risposte e delle possibilità anche di mantenimento della risposta con i nuovi farmaci che sono veramente molto molto incoraggianti, che raggiungono anche dei risultati quasi da prima linea, e questo ci apre un mondo completamente nuovo. Diciamo in questo momento la cosa che dobbiamo cercare di capire, di fare anche un po' di ordine, perché ce ne sono tanti in questo momento, ma abbiamo soprattutto la possibilità di individualizzare. Prima avevamo un farmaco, usavamo quello per tutti, adesso no, adesso possiamo vedere in base all'età, in base agli effetti collaterali che voi ci dite, in base al programma terapeutico precedente, di poter fare una terapia di seconda linea altamente, altamente efficace. E nei prossimi mesi, nei prossimi anni, migliorerà ulteriormente, perché alcuni anticorpi monoclonali, penso a daratumumab che adesso si fa in vene, che comporta, come qualcuno ha detto, alcune ore di trattamento, stiamo già sperimentando il sottocute e quindi migliorerà proprio l'approccio al paziente. Esistono nuovi inibitori del proteasoma, la dottoressa Capavo ve li ha fatti vedere, tipo l'ixazomi che si prende per bocca, quindi migliora l'efficacia, ma anche la possibilità di stare meno in ambulatorio. Quindi siamo in un momento molto molto fertile, ecco, di usare questo termine, per il mieloma, in particolar modo in ricaduta. E questi farmaci che adesso stiamo utilizzando in ricaduta, fra un po', probabilmente, quasi certamente, li potremo utilizzare in prima linea, migliorando chiaramente tutto ecco, l'andamento dell'iter del mieloma. Non vedo... Ci sono... altre domande? Mani alzate. Ne abbiamo una che arriva da internet, più che altro diversi sono i commenti. Quella che riporto e che mi sembra possa essere conclusiva di questa prima parte, perché ricordiamoci che dopo ci sarà il pranzo eccetera e poi riprendiamo, dice l'amica Michela online: grazie di cuore a chi ha appena sottolineato che il mieloma è una malattia che colpisce l'intera famiglia. E poi, rivolgendosi alla ragazza che parlava della mamma, dice: alla ragazza dico di essere forti, sappi che non sei sola. Per cui anche la distanza ci rende uniti, no? Questa malattia è importante, questo. Oggi abbiamo fatto una bella passeggiata, una bella, diciamo, momento in cui abbiamo esplorato le problematiche del mieloma. Chiamo la professoressa Giorgina Specchia a venire vicino a me e chiederei anche alla presidente dell'AIL di Bari, Maria Antonietta, di venire un attimo vicino a me, per favore, perché è un momento particolare. Noi quest'anno, dicevamo, compiamo 10 anni come gruppi, abbiamo cominciato il primo incontro proprio in questa sala, e questa foto lo ricorda. Siamo venuti qua a Bari nel 2010, a settembre eravamo tutti insieme, con lei con e tutti con gli molti di quelli che, no, come vedete, c'era la torta del primo anno, perché il gruppo pazienti mieloide cronica, che è stato il primo a essere fondato, è stato fondato il 16 ottobre del 2009 a Roma col professor Mandelli, avevamo sottoscritto l'atto costitutivo. La professoressa Specchia, in quella foto non si vede, che era più giovane, è qui, praticamente di 10 era anni. Già presente al primo incontro del 27 febbraio del 2010. E quindi in questo momento
a nome di tutti i pazienti, di voi e di quanti anche in altri incontri per altre patologie sono stati insieme a noi, vorrei a queste due colonne dell'AIL chiedere no. Sono particolarmente emozionato. Oh, felice, a me non succede, una sorpresa. È un attestato della vicinanza e della... Aspetta. Abbiamo scritto proprio questo a Giorgina Specchia per l'insostituibile vicinanza e il prezioso contributo alle attività di AIL per i pazienti. Grazie. Però non possiamo non ringraziare anche Maria Antonietta, che le due sorelle sono state sempre le colonne portanti dell'AIL e sono state riferimento per tutti noi quando abbiamo avuto un problema. E quindi è importante, e per questo vi ringrazio. Grazie Felice, grazie. Permettimi però di dire una cosa: non si raggiungono certi risultati senza una squadra che lavora intorno. Io dico sempre che ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi piace, ma senza i miei collaboratori, senza chi ci ha insegnato e senza naturalmente tutti i colleghi dell'ematologia pugliese non avremmo raggiunto questi risultati. Lì nella foto ci sono tutti, ci sono quasi tutti, qui naturalmente ci sono tutti gli altri, quindi ai pazienti il messaggio è un lavoro di squadra dell'ematologia pugliese. Siamo con voi e per voi, sicuramente continueranno i più giovani di me a continuare a lavorare, e l'AIL cercherà anche di supportare come ha sempre fatto e come le AIL di tutta la Puglia lavorano per i nostri centri di ematologia. Grazie soprattutto anche ai pazienti che ci supportano con le diverse testimonianze. Grazie, grazie Felice, grazie, grazie. Bene, adesso dopo grazie. Tutta questa emozione andiamo a pranzo. Dico agli grazie. Amici che sono online che la trasmissione sarà interrotta. Ci rivediamo qui alle 2:15 quando riprenderemo i lavori per la parte che prosegue. Ringrazio tutti i medici che sono stati qua, a cui non chiedo il sacrificio ulteriore di stare qui, però se vogliono ci fanno solo piacere. Chi vuol rimanere